Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Di Mac. Siamo qua. E di Ale. Bentrovati amiche e amici. Episodio numero 276. Mancano, con questo sono 3 episodi a Modena Play. E siamo ovviamente in piena pianificazione. E 24 prima del 300, cioè che vi stai già immaginando che cosa faremo al 300? No, non ancora. Qualcosa tema spazio. Però devo dirti... Esatto. Sì, esatto. Tipo devo... lanciare gente giù dalle scogliere. Giochi giù dalle scogliere. No, facciamo è un trespass Odyssey monografico. È fra un sacco di settimane, non so. Allora, a livello di pianificazione, ovviamente la cena sociale del 20 sold out, vi aspettiamo tutti quelli che sono iscritti, stiamo preparando gli ultimi dettagli dell'organizzazione. Sarà una serata molto divertente, molto liscia, molto tranquilla, anche perché arriveremo tutti quanti da tipo 10 ore di gaming totale all'interno della fiera. Saremo lessi. Saremo un po' lessi, però vi aspettiamo per fare un po' di chill out, divertirsi insieme, mangiare, ovviamente ricordatevi la pesca a Fortunella. Dopodiché 9-10 giugno sine qua con sui Colli Bolognesi, ancora pochissimi posti prima del sold out totale, anche qui evento in cui noi non saremo organizzatori, però ci saremo tutti in quanti. In questo momento non so se il sabato sia già sold out e la domenica ancora posti disponibili, quindi affrettatevi ragazzi, perché esatto. Non avete idea di che cosa vi perdete. Io dico solo che comunque, come DBC, non è che organizziamo tutto, però ci sono delle piccole chicche che stiamo preparando per chi interverrà alla con. E ovviamente non sto parlando di ci facciamo una partita ai Castelli della Borgogna insieme al DBC. No, robe un po' più strutturate, un po' più divertenti, un po' più coinvolgenti, un po' più uniche. 10-11 giugno, mi raccomando, andate su nostro sito, sezione sine qua con, scrivete a chi sta organizzando per confermare la vostra sul nostro 9, noi non vi rispondiamo. Noi non vi rispondiamo. 10-11, scusate, ho detto 10, prima 11, 9, 10-11, e ricordatevi appunto che sul sito di dunwichbearsclub.it c'è la pagina apposta dove contattare chi organizza la manifestazione. La manifestazione Cornabelle Pelulù. Ci saranno anche quelle, penso di sì. Allora, altra cosa, Patreon, ringraziamo un po' di Patreon, ovviamente il grosso del gruppo, soprattutto dei disturbatori di Facebook, ci sarà, la cricca, ricordatevi che gira un gruppo Telegram con gli ascoltatori del DBC, non è una cosa assolutamente né organizzata né sponsorizzata né... come dire, che noi in qualche modo sono quelle cose che misteriosamente accadono, come la scomparsa dei biscotti. Anzi, vi dirò di più, comincia a starmi anche un po' sul cazzo. Esatto. Se dobbiamo proprio mettere i molto punti bene su Mac, metti i punti sulle i, è una soprattutto cosa... Parlo con te, Cultista Zero, che sei stato uno dei fomentatori. Sì, beh, ma fomenta come un pazzo ogni volta. Comunque vabbè, sai che è entrato anche Claude. Sì, lo so, vabbè, inevitabilmente c'è la lista nera si allunga. Da Paola non me l'aspettavo. Comunque è entrata anche Giulia, tra l'altro. Vabbè, ok. Comunque, detto questo, è una chat assolutamente non ufficiale del DBC, per cui quello che succede lì dentro resta lì dentro. No, Ale è dentro come privato cittadino, non come DBC. Come infiltrato, no, come privato cittadino. Come privato cittadino. Con uno smurf o sei proprio Ale? No, sono proprio io. È proprio Ale Rubo. Ma pensavo ti chiamassi Andrea Negrini. No, fai così, mettiti cap. Cap, no, perché poi lo cambio anche in tutte le altre chat. Sì. Dicono sei un mitoma. Ciao, sono il cap nella chat di lavoro. Cap. Allora, ringraziamo ovviamente i patron. E questa settimana menzione d'onore a Luca Viglio, ultimo arrivato. Ciao Luca. Ciao Luca. Detto l'architetto. Eccolo. L'architetto, proprio lui siede in una stanza circondato da schermi che riproducono le varie puntate del DBC e tutte insieme, tra l'altro. Tutte insieme allo stesso tempo, come l'architetto di Matrix. L'architetto Vitto e l'ingegner Cane, sappiamo che
No, Vilio. Vilio che Vitto. Non lo Vitto, so. Cioè, Vitto è alloggio. Vitto. Detto questo, chi abbiamo? Beh, ovviamente poi Chiara Gherardi, ricordati che stiamo ancora aspettando la tua mail per diventare Patron of the Week, che in qualsiasi modo tu ce la mandi e arriverà comunque dopo Modena al tuo momento. Diego Meledu, Francesco Baraldi, Alessio Spadaro, Andy, Tommaso, Nardi, tutti quanti ragazzi, ci vediamo a Modena. Speriamo, idoli tutti! Speriamo di vedervi. E, che dire, io ho finito i miei ringraziamenti, però so che ci sono alcune altre cose che girano. Beh, innanzitutto Nicolò Chioato. Sì. Nicolò Chioato allora, ci ha fatto provare il suo gioco, il suo dungeon crawler giocato letteralmente su cubo di Rubik. Sì. Quindi ritorna il cubo di Nicolò Chioato. Ci sono delle probabilità grosse di vedere pubblicato questo articolo. State all'occhio, perché secondo me vale veramente la pena. Vale sicuramente la pena. C'era IDEA G, certo, c'era IDEA G, ha fatto un sacco di demo. Io colpevolissimamente mi sono dimenticato di salutarlo e di fargli i complimenti nella tap, ma secondo me questo lo ha favorito, perché era al momento di reagire ancora un pochino incerto, e a quanto pare invece le cose stanno andando avanti molto bene. C'è la pagina BGG del suo gioco, quindi è già un bel passo avanti. Ma poi insomma è un progetto che sta curando da parecchio tempo e ha ricevuto molti plausi insomma anche proprio all'interno di DAG, quindi direi che questo momento di riflettore è assolutamente meritatissimo. Nicolò assurse agli onori della cronaca quando facemmo la famosa prova di Assassin's Creed. Esatto. Gioco di cui abbiamo purtroppo non siamo riusciti a approfondire troppo, almeno in maniera necessaria per portarlo in trasmissione, però secondo me è un gioco che andrebbe esplorato. Purtroppo i tempi sono quelli, ragazzi, che sono. Quanto è stato musa ispiratrice di Nicolò il DBC? Cioè, moltissimo. Quanto moltissimo, lo abbiamo indotto a, durante il suo processo creativo, a produrre una roba del genere. Cioè, non lo dopo, so. Dopo Viva il DBC della settimana scorsa, ce li abbiamo fatto girare i cubi. È già tanto se si ricorda come si chiama. È già tanto se si ricorda come ci chiamiamo noi. Cioè, è farina del suo sacco, presumo. Quindi, anche cioè, secondo me. Perché ci arroghiamo diritti e meriti? Ma io non ho mica detto niente. È stato Banda che l'hai già fatto la settimana scorsa. Quindi sei già. Cosa, Viva il DBC? Sei già nel cestone. Io ho posto una domanda a Marzulliano. Sì. Guarda che DBC, quel Viva il DBC ha scatenato domande. Giustamente. Avuto qualche ruolo nella creazione, nel processo creativo di Nico, di secondo Nico. Noi lo sapevo, no, però può essere spoiler, più che altro mi hanno fatto notare che DBC ha una curiosa assonanza con un altro Viva che non andrebbe mai citato, perché tipo Duce, bravissimo. Ah, ok, però, vabbè, cioè, ok, non ho detto niente. Allora mi ha mandato per messaggio oggi, così io sono vabbè citato. Gente che comunque sta male, gente disturbata, gente veramente che sta a problemoni, però vabbè, d'altra parte insomma, vabbè. Allora ragazzi, però so che voi invece avete fatto, aspetta, devo finire di scusa, era la premessa. Dopo ma che premessa, Nicola Occhiato, lo salutiamo se lo merita e facci sapere quando esce, soprattutto. Pensavo dicesse vaffanculo Nicolò, no, per fortuna. Poverino, è anche tanto un caro ragazzo. E no, io volevo dirvi invece che sono stato due weekend fa ormai, totalmente per caso, a questo festival del gioco. Ah, quello ti hanno taggato brutale. Esatto, perché lì ho trovato, allora ero andato in quella zona per tutt'altri motivi. Ci siamo capitati con Giulia e abbiamo scoperto che a questo festival del gioco, della creatività, eccetera, che coinvolgeva tutto questo ridente paesello della provincia veronese, c'erano i dadi in bilico, i nostri ascoltatori. Devo dire che ridente e provincia veronese nella stessa frase. Guarda, è un posto bellissimo, è lungo l'Adige, c'è tutta una serie di piccoli, piccoli paeselli, uno più bello dell'altro, e lì avevano secondo me organizzato quella zona lì del veronese. È veramente bellissima, è bellissima. Ma in generale, secondo me, tutta la zona attorno al veronese. Tra l'altro ho scoperto che c'è una bellissima ciclabile che ero vivo, che corre fino a Trento. Beh, insomma, morale della storia, tra le tante cose interessanti, tra cui molti giochi anche antichi, eccetera eccetera, ho finalmente provato sul campo Project L. Hola! Finalmente. Hola! E grazie a Max e ai ragazzi di Dadimbilico, perché tornato a casa il giorno dopo l'ho subito Magic Merchant acquistato. Comprare
E no, non su Magic Merchant, perché il Munifico non l'aveva disponibile. Tanto siamo fuori dallo zufolo, ragazzi. È vero, sì. Quindi ho dovuto andare a recuperarlo in altro modo. E ho dovuto andare. Perché parli come un troglodita? Oggi Mac è fuori. Non ti ho mai sentito banda no, che si triggera di nuovo. Ci tocca chiudere il podcast. È molto probabile. Sono stato in me costretto. Sono stato in me costretto. Comunque è diventato un instant favorite di Giulia, che dopo aver perso la prima partita mi ha ovviamente bastonato senza pietà. E comunque lo pensavo più sempliciotto, invece ha tutta una serie di cose molto interessanti. Però scusa, cioè, voglio dire, Level 9 è un bel gioco, ma non è un gioco, voglio dire, che richiede una laurea in matematica per essere fatto. Ma neanche questo, mi pareva c'è più sì, c'è un po' più rispetto al Level 9, secondo me. Comunque ne parleremo in un intervento a tempo debito. E basta, quindi perché no, ecco, se io aspetto il seguito Project M, adesso M, che lo hai, no, M di Mac, Project M. Sarà pieno di miniature. Questa puntata è oltre il salvabile, ormai è già deragliata. Comunque, questo festival del gioco, ragazzi, era la prima edizione, si è mangiato anche molto bene, peraltro. Il posto è carissimo. Il posto è carinissimo, quindi se doveste il prossimo anno, sperando che lo rifacciano, essere in zona, dateci un'occhiata, perché vale la pena. Tra l'altro è un ottimo posto, vi ho pensato, perché anche voi con i bambinelli vi sareste molto molto divertiti. C'era un sacco di roba da fare per gli scugnizzi, quindi avreste potuto ammollarli selvatici e si sarebbero divertiti un sacco. Bene, fino a sera. Ringraziamo la Proloco di Bardolino e andiamo avanti. Bardolino, con... Dolce, no, in provincia di Verona. Esatto. Salutiamo la Tana dei Goblin di Bassano, invece. La Fenice Ludica. La Fenice Ludica, che ha organizzato a Rosà questo evento di gioco. Ascolta, Taz è quello che... Presso il bar donna. A Veiled Fate si guardava intorno Rito. Quello di cui nessuno ha capito lo schieramento. Nemmeno lui. Ci ha spiegato Circadian Chaos Order e devo dire la verità, è bravissimo. È bravissimo. E quando qualcuno mi spiega un gioco da tavolo, guardo sempre cioè, come si esprime, in che ordine dice le cose. Devo dire la verità, Tazzo è uno dei migliori spiegatori che ho mai... incontrato. Poi ha sbagliato il setup e l'abbiamo dovuto rifare. Sì, però, a livello verbale era uno dei top. No, però veramente una spiegazione impeccabile, e tra l'altro anche il gioco da esplorare un po'. No, devo dire la verità, e sai, Mac? Io tra l'altro ho usato la fazione rotta. Mamma mia, fortissimi. Ragazzi, gli Space Marine, praticamente Ale aveva gli Space Marine. Purtroppo la grafica di quel gioco mi repelle. Sai che in realtà non è così male. Brutto, è peggio di quello che sei. No, non è così male. Ma comunque Ale aveva veramente, tra l'altro i Terran, peggio. Circadians avevo proprio loro. Quello che faceva Ale era bellissimo, fortissimo e lo remunerava oltremodo. Sai che ho beccato lì? Paolone Pietrocazzi. Ah, bravo Paolo, e Paolo. Mi ha detto di salutarti. Grazie. È sempre bello. Se la cantano e se la giocano. Sì. C'erano anche i ragazzi di qui del venerdì, di Lonigo, che abbiamo salutato velocemente. Salutiamo anche Kike e Branco, che in realtà dovevano farci giocare a Revive, ma io sono andato via prima. No, ma anch'io, cioè, Fosse. Purtroppo la partita Circadians ci ha portato via 4 ore. Miseria. Revive. No, c'è stato il pranzo in mezzo. Revive a Modena. Che va bene tutto. Pranzo con Remberk. Un po'. Bene, salutiamo, praticamente salutiamo mitico, una costola di Cappella Maggiore. Sì, esatto. Sì, sì. No, salutiamo Remberk, ti ricordi Renegade? Sì. Bertinotti, sì. Che mi ricordo di aver fatto delle figure immonde a livello di nomi. No, hai infilato un Christopher Lambert in Christopher mezzo. Lambert. E poi ho chiamato Wesley Mazzoni, uno che non era Wesley Mazzoni, per tipo ore e ore. Vabbè, comunque, detto questo, ragazzi, per i tre che sono rimasti all'ascolto dopo questi 20 minuti di delirio totale, sono 14:38. 14:38 minuti, credo. Manca ancora lo zufolo. Siamo in zona zufolo. Entriamo in zona zufolo a creare ancora più disagio. Dai, 3, 2, 1. Zufolo! Zufolo. Il sito magicmerchant.it è sponsor del Dulwich Bears Club e anche questa settimana proseguiamo con i fantomatici, fantabulosi, extra strepertrosi
Spring Sales di MagicMerchant.it. Non so neanche cosa sto dicendo, ma comunque va bene, avete capito. Andate su MagicMerchant.it, c'è un mega banner con scritto Spring Sale. E ragazzi, che dire, i giochi sono in rotazione sempre più frenetica. I giochi vanno e vengono con una velocità incredibile. Non è neanche correttissimo da parte mia mettervi, darvi, le abbiamo dato titoli settimana scorsa. Questa settimana non ve li do semplicemente perché stanno uscendo e entrando alla velocità della luce. Quindi quello che do adesso, sicuramente tra una settimana, quando ascoltate... È finito tra due minuti. È finito, certo. Oppure non c'è più, oppure ci sono delle cose nuove ancora più fighe. Il trucco è dare quelli non disponibili, così poi... No, però la gente perché poi ci scrive, vorrei prendere questo titolo, ma non c'è su Magic Merchant. Ma non scrivete a noi, scrivete a Magic Merchant perché non abbiamo contezza. Scrivete a Jack. No, più che altro non abbiamo contezza del magazzino di Magic Merchant. Allora, l'altra cosa importante è che ci sono tutta una serie di giochi che saranno in straofferta, nell'outlet, lo svuoto magazzino, i cosiddetti giochi delle Walk of Shame, che però offrono ogni tanto, per alcuni gruppi o per alcune persone, offrono comunque dei deal assolutamente totali. E queste robe qui saranno praticamente interamente pubblicate da Magic Merchant con i prezzi fiera, per cui non potete andare, oppure se volete farvi un'idea di che cosa potreste trovare e non avete voglia di aspettare Modena, potete comprare su Magic Merchant. E questa roba sarà sicuramente sempre più vera e importante man mano che ci avviciniamo ovviamente all'evento modenese, per cui... Che dire, è da tenere sotto controllo, ovviamente c'è la newsletter con gli affari più succosi del momento e ovviamente sempre costantemente aggiornata il canale Telegram, sempre di Magic Merchant. Che poi noi comunque vediamo e scherziamo, ma settimana scorsa c'era lockdown al 42% di sconto, sì, ragazzi. Ci sono, c'è Mariposas a tipo meno di 20 euro, per dirti, ci sono delle cose che però magari ne hanno tre, hai capito? Eh no, il problema è quello, esatto, che magari sono ultime copie, per cui in questo momento il DBC15 è sospeso perché appunto siamo in un periodo un po' particolare. Dopo Modena sicuramente ripartiamo di slancio, oppure prima di Modena faremo un ultimo magari micro mega offerta proprio negli ultimi giorni prima della fiera, per cui state all'occhio. MagicMerchant.it, sempre vastissima scelta, ricordatevi che ci sono anche tutti i giochi di ruolo. Ma secondo te è corretto dire state all'occhio in un podcast? Certo, sì, beh, non è che guardano noi, guardano Magic Merchant. Ah, giusto, hai ragione. Per cui, ragazzi, attenzione, ricordatevi Spring Sales su MagicMerchant.it. Iscrivetevi alla newsletter, oppure entrate dentro il canale Telegram, oppure se avete dei dubbi, domande, richieste riguardo alle giacenze, ricordatevi di contattare loro e non noi, perché, ripeto, non abbiamo contezza delle copie. Open to Magic Merchant. Vale lo stesso discorso fatto per la Sine Qua Con, ovvero non vi rispondiamo. Noi siamo vassalli e vessilli. Per cui, ragazzi, MagicMerchant.it è sponsor del Dunwich Bears Club anche questa settimana. 3, 2, 1, Zufolo! E dunque, archiviato anche il momento Zufolandia, possiamo andare avanti. Questa settimana abbiamo quattro argomenti molto diversi, ma sostanzialmente formato classico. Questa settimana in particolare quattro giochi, come avete visto dalla splendida copertina del solito Mac. Però ricordatevi che sta per aprirsi un mini ciclo di 3 episodi a partire dalla prossima settimana, che saranno invece tutti un po' particolari, tutti dedicati a ovviamente Modena Play, e anche un bel argomento a sorpresa che però vi lasciamo un po', come dire, non lo riveliamo, perché secondo me sarà una puntata veramente super divertente, piena di idee, piena di giochi, soprattutto segnerà, credo, in maniera indelebile i nostri gusti e anche alcuni dei giochi che giocheremo dall'estate in poi. E sto parlando dell'episodio che immediatamente precedente a Modena, e poi ovviamente, ragazzi, ricordatevi l'episodio che proprio registreremo a Modena e che uscirà in formato podcast per tutti quanti il giovedì immediatamente dopo Modena, in condizioni pietose ovviamente, esatto, come sempre, mini ciclo di 3 trasmissioni completamente dal vivo, con strutture un po' diverse dal solito e che ci porteranno appunto fino alla fiera di Modena e appena dopo e oltre. Esatto, poi a giugno vediamo, però sarà... Magari andiamo in vacanza 3 mesi. Verso Modena, perché no? E oltre. Sarà una tripletta veramente, veramente interessantissima. Però questa settimana intanto
andiamo a dare la nostra attenzione a quattro titoli che secondo me sono di assoluto valore e soprattutto sono estremamente diversi tra loro. Beh, oddio, diversi tra loro. Forse il mio e il tuo band un po' qualcosa hanno in... sono carte. Poco, sì, però sono carte. Realtà, dubito che il c'è un regolamento. Dubito che il tuo gioco abbia carte. Una scatola. A parte il mezzo carta abbia qualcosa in comune con Mindbug. Che è invece che però uno potrebbe dire i classici furbetti ascoltatori del podcast direbbero: ma banda, tu di Mindbug ci hai già parlato. Eh sì, ma non del seguito, ovvero delle prime due, i primi due set stand alone che vengono venuti attraverso la campagna Kickstarter terminata la settimana scorsa di Mindbug Beyond Evolution, come direbbero i Flaga Disco Bugs, e Beyond Eternity. E in questo intervento, che trovo, diciamo, è stato molto stimolante farlo, perché nonostante il materiale introdotto per quanto riguarda Mindbug in questa nuova campagna non sia così tanto e non sia così dirompente, essendo Mindbug un gioco che si nutre di molti elementi minimali, di un certo grado di portabilità, di poche cose, ma fatte veramente da Dio, il fatto di espanderlo, o meglio, di iniziare a espanderlo, perché quest'anno buttano fuori due set, ma vedrete che l'anno prossimo a quest'ora ne butteranno fuori altri due e ne faranno due all'anno, comporta dei sacrifici, cioè comporta il fatto di avere più variabilità, ma sacrificare qualcosa di buono per avere sempre più carte. Nell'intervento tratto proprio questo argomento, il fatto di che cosa intanto ovviamente è Mindbug Beyond, quali sono le novità di queste carte che vengono introdotte, ma anche secondo me che cosa c'è di negativo in questo tipo di espansione a livello di gioco di carte. E io ho subito la richiesta: è vero che uscirà in italiano il pack completo base più Beyond? È proprio vero, ragazzi, perché Pendragon ha già pubblicato diversi post in cui dice che nel corso del 2023 avremo il set base, addirittura la versione deluxe Kickstarter, quindi con la scatola grande, con i playmat, eccetera, con il primo set di Mindbug e molto probabilmente con First Contact. Quindi scatolotto con tutto, sì. E ovviamente sì. Qui al DBC mesi prima avete già tutte le informazioni. Io l'unica cosa che non so di per certo è chi curerà la traduzione, perché Mindbug all'epoca, quando venne fatto la prima campagna Kickstarter, tu potevi già ordinarlo in italiano. Infatti l'ho preso a Essen. La traduzione era opera proprio della Nerd Lab, aveva probabilmente dei gruppi territoriali che traducevano per vari paesi, e ok, non so se Pendragon adotterà diciamo la parte italiana tradotta da Nerd Lab o rifarà il wording con un altro team di traduzione. Io l'unica cosa che mi auguro è che si affidino a gente competente, perché potrebbe succedere come a Manca l'Amaro con Unmatched. Sostanzialmente quando tu pubblichi un gioco di carte e ti escono un tot di carte sbagliate è veramente un grosso problema, perché purtroppo queste carte sono minimali nel testo, si nutrono di pochissime keyword, di pochissimi sostantivi, aggettivi, verbi, ma se vengono traslitterati male o invertiti o altro, anche la punteggiatura in realtà rischia di compromettere integralmente il significato di una carta e quindi anche di una partita e quindi anche del gioco stesso. Quindi spero che semplicemente facciano un buon lavoro. Fate bene. Fate bene, fratelli. Bene, io se qualcuno ha qualcosa da chiedere al buon Banda, io questo qui è un argomento, solo Banda in questo momento ha playtestato Mindbug, per cui io non ho moltissimo da dire, se non... ma quindi se io invece volessi esclusivamente giocare a Beyond... Puoi farlo, sì, perché sono standalone, cioè loro... Allora, questo è un'altra cosa molto interessante che io esploro nell'intervento, però è una roba un po' nerd dei giochi di carte, cioè... Noi siamo abituati a pensare che i giochi di carte modulari, per esempio come Dominion o anche quando giocavamo al club a Magic the Gathering, tu prendi tutte le carte uscite, quelle che ti saltano in mente, le metti insieme e fai un mega mazzo da 200 carte. Quello aumenta la variabilità e tu qui in Mindbug lo puoi fare, puoi prendere tutti e tre i set usciti e metterli tutti insieme, ti fai un mega torrione di carte, ti giochi con quella lì. Però questo dal punto di vista del casual player tipo va benissimo, aumenti la variabilità e te ne freghi. Però in realtà, dal punto di vista di chi ha creato il gioco, è una delle possibili scelte. Loro creano dei set da 52 carte, perché loro li chiamano proprio environment, cioè un mazzo da 50 carte è come per esempio i mazzi da 30, di Unmatched, eccetera, sono proprio degli ambienti di sviluppo. È come dire, immaginate su Spotify la playlist This Is, nome dell'autore, contiene centinaia di canzoni di un autore, mentre...
il singolo album è un lavoro preciso che comincia in un certo anno, finisce in un certo anno e coglie un preciso momento, cioè c'è proprio un ambiente di sviluppo che inizia e finisce in quel modo lì. I set di Mindbug, pur essendo possibile il fatto di combinarli, gli autori dicono che sono esperienze molto diverse. In realtà sia Beyond che Beyond Evolution che Beyond Eternity andrebbero, secondo alcuni, giocati solo all'interno del rispettivo set, perché quando vengono creati, come un album musicale, vengono creati con delle sinergie tra le carte di quel set che non funzionano se tu butti tutto insieme. Questa perché la roba più interessante qual è? È che chi vede esclusivamente la randomicità e la casualità del pescare carte a caso durante la partita, in realtà, facendo 30 partite a Mindbug con lo stesso mazzo di 50 carte, tu diventi padrone di quell'environment lì, di quell'ambiente lì. Quindi quel deck lì che a molti sembra casuale, per te che hai fatto 30 partite, non è più casuale. Ed è tutto un discorso che viene portato avanti da chi fa lo sviluppo dei card game. Ed è veramente un discorso interessante, tant'è che nell'intervento rimando anche al video podcast della Nerd Lab in cui c'è anche Richard Garfield, in cui parlano proprio di questa roba. Ed è una, secondo me, è una roba interessantissima per chiaramente chi è interessato a quel tipo di argomento. Beh, è un po' quello il discorso che faccio io di solito con le espansioni, che lo faccio in maniera veramente molto provocatoria, un po' la Carlona, per cui tu hai un gioco che è concepito per funzionare in un certo modo, e se tu ci metti... Un conto è mettere cose in più della stessa natura, ma quando tu inserisci un nuovo ambiente, esatto, cambi... Questo nei giochi di carte è moltiplicato per 100, perché una carta, dovendo scombare con tutte le altre 99, appena tu introduci una nuova carta in un sistema vecchio, cambia tutto. Entra in conflitto con tante cose. Tutto, perché la 101esima carta entra in combo con tutte e 100 le vecchie, quindi ti cambia tutto. Ma questo invece, per esempio, in Netrunner come lo gestivano? In Netrunner è la linfa vitale. Se tu in un gioco come Magic o in un gioco come Netrunner, in un LCG, non fai questa roba ogni mese, il gioco muore, è impossibile. Perché la linfa vitale di qualunque gioco collezionabile è proprio il fatto di cambiare le carte in tavola ai giocatori di mese in mese. In tutti i sensi. Di modo che loro si adattino e il meta vari e vengano create nuove forme di attacco, di difesa, nuove contromisure. Ma allora in Mindbug perché questa cosa non funziona? Perché non è stato concepito per essere... Perché Mindbug non è un collezionabile. Esatto. Mindbug è un prodotto fatto per avere una rigiocabilità incredibile in sole 50 carte. Esatto. Non è fatto all'origine, tutti sapevano che avremmo fatto delle espansioni, ma quel gioco lì funziona perfettamente con 50 carte e sempre quelle per un numero di partite praticamente infinito. Quando tu introduci nuovi elementi, vedrai che la perfezione del set originale viene meno. Sono d'accordo. Però è più variabilità, perché giustamente dopo 40 partite dici vabbè, magari voglio anche vedere qualche carta nuova. Sei anche un po' esaurito, dici. Però quando venne creato il set originale, le abilità di questa carta nuova non erano concepite. Quindi, capisci, ti sbilanti, ti cambia proprio la percezione. Cioè, mi stai dicendo che sostanzialmente devi fare il gioco dall'inizio, esatto, se vuoi farlo. Secondo me, sviluppando tutti continuamente i set di Mindbug, per me, vanno giocati singolarmente. O giochi il First Contact, o giochi il Beyond Evolution, o giochi il Beyond Eternity. Ecco, perché sennò non diventi mai veramente bravo a giocarlo. Pensi sempre che sia un peschiamo carte a caso e boh. Invece no. Sono d'accordo. Io, che dire, non mi resta altro che lanciare appunto Mindbug Beyond by Banda. Adesso vediamo di approfondire un po' gli aspetti che abbiamo toccato in maniera più superficiale in questo momento, e poi ci torniamo da questa parte per il proseguo della trasmissione. By Banda. Amici, è giunto finalmente il momento di parlare di Mindbug Beyond, Beyond Evolution, Beyond Eternity, le due espansioni standalone da 52 carte che fanno seguito al gioco base di appunto Mindbug e Mindbug First Contact, di cui abbiamo parlato nell'episodio 246 a settembre del 2022. Inutile rimarcare il fatto che Mindbug nel 2022 sia stato probabilmente il card game competitivo per due giocatori più importante uscito all'interno dell'anno. Un gioco incredibile che
poteva essere davvero una ciofeca, ma che in realtà si è rivelato una bomba atomica, che tiene al tavolo due giocatori ogni partita per una durata compresa tra i 20 e i 30 minuti, con un semplice mazzo di 50 carte tutte diverse, dando loro dei semplici deck di 10 carte e concedendogli solo di fare un'azione al turno tra un totale di ben due disponibili. O giochi una creatura, oppure attacchi con una delle tue creature. Se l'avversario para, la creatura col potere più forte muore, col potere più debole muore, e quella più forte rimane intonsa. Se invece l'avversario decide di non parare, egli perde un punto vita. Tutti e due i giocatori hanno tre punti vita, il primo che arriva a zero fa vincere l'altro. Guardate, un gioco di una semplicità disarmante. Tutto il concetto però e il metagame che si sviluppa attorno a questo prodotto incredibile è chiaramente legato alle abilità delle carte, che sono pochissime rispetto a quelle dei card game competitivi a cui siamo abituati. Ci sono chiaramente delle abilità che sono mutuate dal Magic. Abbiamo creature che attaccano due volte, creature che obbligano altre creature a parare, creature col tocco letale che quindi ammazzano indipendentemente dalla differenza di forza, creature ombra come quelle di Keyforge che possono essere bloccate solo da creature ombra, creature con due punti vita. E poi ci sono i trigger, i classici: quando giochi questa creatura accade qualcosa, quando attacchi con questa creatura accade qualcosa, quando questa creatura muore. Con tre trigger e 5 keyword, Richard Garfield, Scaff Elias, giusto per darvi due nomi, Marvin Hagen e Christian Kudel hanno creato sostanzialmente un fenomeno omologato, più che un gioco da tavolo. Ora è chiaro che attorno a un gioco di carte competitivo, anche il più easy del mondo come Mindbug, inevitabilmente si sviluppa una community a livello mondiale, si sviluppano un sacco di proposte, un sacco di circuiti competitivi e sono stati molto bravi quelli della Nerd Lab Games a raccogliere i pareri, le richieste, i dubbi, le perplessità di tutta la loro community e farla crescere a tal punto sino ad avere già una platea di fedelissimi pronti ad acquistare qualunque espansioni e si siano pronti a sfornare. E finalmente, a un anno di distanza dal gioco base, ecco che arrivano Beyond Eternity e Beyond Evolution. Ora, guardate, il gioco sostanzialmente rimane lo stesso, però per farvi capire come è stato recepita questa campagna, parliamo di una campagna che è stata sottoscritta con ben 411.000 euro a fronte di un target di meno di 30.000, e parliamo solamente di carte nuove che possono essere giocate in due set standalone, oppure carte nuove che possono essere inserite e mescolate con le carte del set base. Anche qui un discorso di game design, un discorso di quello che si chiama environment, quindi di ambiente di gioco molto interessante, sviluppato dai quattro creatori del gioco, in modo particolare da Richard Garfield, nell'ultimo video podcast rilasciato su YouTube dalla Nerd Lab Games, in cui si esplora il concetto di un gioco in cui vengono mescolate una marea di carte diverse rispetto a un gioco di carte, lo stesso, in cui si sceglie di giocare solamente a blocchi. Ovviamente questo concetto è mutuato da Dominion, il gioco di Donald Vaccarino, che da ormai 20 anni impera da questo punto di vista, perché voi potete giocarlo solamente con dei set a scelta, oppure mescolare tutto insieme e farvi andare bene la totale casualità della cosa. In ogni caso, per sviscerare bene l'argomento di giocare con un environment ben preciso oppure con una totale casualità e un mazzo da 200 carte, vi invito appunto ad andare su YouTube al canale della Nerd Lab Games e guardarvi l'ultimo video da 50 minuti in cui quattro autori discutono dell'argomento. Non posso, prima di continuare a parlare di Mindbug Beyond, non ringraziare il mitico Mattia Larensis di Trento, organizzatore del Ludo Camp, di cui siamo stati ospiti al Castello di Trento ancora diversi mesi fa, io e Mac. Lui ha un canale in cui si diletta come noi a fare recensioni, nel suo caso scritte e non audio, di giochi da tavolo, e in modo molto smart e molto compresso. Il sito si chiama Dude Express con una sola E, e in pratica si occupa di fare recensioni che sono scritte, sono veloci, leggere da leggere, quantitativamente e qualitativamente sono ottimizzate per chi ha davvero 5-10 minuti di tempo per farsi un'idea di un prodotto a cui magari è interessante. Non vedo l'ora di incontrare a Play e ringraziarlo personalmente, perché è grazie a lui che sono riuscito ad avere
il set base di Mindbug Beyond, uno dei due set della nuova espansione. Lui ha scritto appunto agli autori, se ne è fatto inviare una copia, dopo averlo diciamo giocato parecchio e dopo averne parlato nel suo blog, nel suo sito, è riuscito a farmelo avere e ho potuto al volo farci diverse partite e oggi sono qui a parlarvi di quello che delle impressioni che questo nuovo set mi ha dato in questi giorni pre-intervento. Allora ragazzi, il gioco rimane lo stesso, quindi Mindbug Beyond è sostanzialmente una variazione sul tema. Tuttavia, come in tutti i giochi di carte, parlando di espansioni, parliamo di carte nuove, con ci si poteva aspettare keywords nuove, ci si poteva aspettare trigger nuovi. Dal punto di vista delle keyword non è sostanzialmente cambiato niente. Quindi Frenzy, Hunter, Poisonous, Sneaky e Tough rimangono quelle, almeno per quanto riguarda il mazzo che ho visto io, quindi il mazzo Beyond Evolution. Però sono stati introdotti quattro nuovi trigger. Il primo trigger, che sulla carta sembra meraviglioso, è il trigger action, ovvero delle carte che fanno un'abilità particolare nel loro turno, che però sostituiscono questa abilità a una delle due azioni base delle regole del gioco. Quindi, da adesso in poi, con Beyond Evolution, voi non avete più solo due scelte, avete tre scelte. O giocate una carta, o attaccate con una carta, oppure usate l'azione di una delle carte che avete in gioco. Queste azioni sono mediamente molto potenti, alcune sono magari più situazionali, ma insomma sono tutte azioni molto remunerative. La cosa veramente potente dell'action è che, come sapete bene, in Mindbug non ci sono i counterspell, i terror, non ci sono carte che distruggono le carte dell'avversario, se non per un incastro di abilità tra le creature. Quindi quando è il vostro turno e nessuno può rompervi le scatole con effetti di interrupt, voi potete utilizzare le abilità action delle vostre carte senza che nessuno ci possa fare niente. Quindi quando voi giocate una carta action e il vostro avversario non se le prende con l'uso di un mind bug dei due che possiede, egli sa bene che da quel momento in poi ha sempre una spada di Damocle legata all'abilità di quella creatura che voi avete messo in gioco, che magari in quel momento non vi serve ancora, ma che diventerà situazionale molto forte in un determinato contesto, magari a medio lungo termine. Il secondo trigger che è stato inserito è forse quello che a me piace di più, che è il mitico In Discard Pile. In Discard Pile è un trigger che permette alle carte di dare abilità di gioco al giocatore, oppure di essere nocive per le creature dell'avversario quando si trovano nella discard pile. Per cui voi calate queste creature, le fate morire, quando sono nella discard pile parte un effetto ongoing che rimane lì fino a fine partita finché quella carta è nel cimitero. Al momento in Beyond Evolution nessuna delle carte che ho visto ha questa abilità, credo siano tutte in Beyond Eternity, l'altro set di cui non ho ancora potuto visionare il contenuto. Il terzo trigger, anche questo molto molto interessante, è Boost to This. Sostanzialmente sono carte il cui potere può aumentare a determinate condizioni. In pratica vi è consentito prendere dalla pila degli scarti vostro dell'avversario un certo numero di carte, posizionarle sotto la carta che avete giocato, e ognuna delle carte che boostano la creatura gli consente di aumentare il proprio potere di 1. Per chi non è avvezzo a Mindbug, voi direte vabbè, bella merda, cioè alla fine non so, passare da 2 a 3 o passare da 4 a 5, perché tipicamente il boost è di 1, passare da 8 a 9, cosa vuoi che sia? E invece no, perché per chi invece è addentro alle meccaniche di Mindbug sa benissimo che essendo la scala di potenza di queste carte da 1 a 10 ed essendo estremamente bilanciate e misurate tra di loro le differenze di forza con le abilità delle singole carte, la differenza di più 1 in forza di una carta è davvero dirompente. Quindi quella che sembra il trigger più debole sulla carta in realtà è veramente devastante, secondo me, se si impara a usarlo bene. L'ultimo trigger, che è quello che sicuramente farà più discutere, che è quello che sulla carta sembra in assoluto la ragione numero 1 per comprarsi Mindbug Beyond, è secondo me anche quello che aggiunge più maintenance, e poi vedremo i drawback di tutti questi nuovi trigger. E parlo di Evolve to X. Come dei Pokémon, anche le creature di Mindbug adesso possono evolversi. Sostanzialmente all'inizio della partita vengono messe da parte
delle carte evoluzione di alcune creature che sono di livello 1 all'interno del mazzo base. Quando viene giocata una carta di livello 1, come con il trigger di azione, questa carta si può evolvere, quindi diventare di livello 2 e diventare di livello 3. Vi faccio questo esempio. C'è un pinguino, un pinguino militarizzato di nome Wedling Recruit, che è di livello 1 e a forza 3. Quando voi lo giocate, dal turno dopo, potete usare la sua azione per far scartare una carta all'avversario ed evolverlo nel pinguino veterano. Lui quindi diventa il pinguino veterano che, invece di avere power 3, ha power 5 ed è di livello 2 e ha 2 punti vita. Potete di nuovo, durante un turno, usare un'azione per far scartare un'altra carta all'avversario ed evolverlo nella mitica War Machine. La War Machine ovviamente è quello che Raichu è per Pikachu, quindi il livello finale dell'evoluzione da cui prende il nome appunto il set Beyond Evolution. La War Machine è l'ultimo stadio finale di questo piccolo tenero pinguino militarizzato, è addirittura una carta che ha power 10 come il leone del set base, ha 2 punti vita e ogni volta che attacca l'avversario scarta integralmente tutta la sua mano e, tutto il suo mazzo. Ricordiamo che questo gioco gira attorno a 5 carte in mano e... a 3 carte in mano e a un mazzo di 10 carte. Cioè, una roba, 5 carte in mano, scusate, un mazzo di 10 carte. Quindi capite bene che far scartare tutto l'avversario praticamente è vittoria assicurata. Quindi alle volte ho dei dubbi sul bilanciamento di queste carte, però ammetto che Mindbug da questo punto di vista mi ha sempre stupito e tutto il bilanciamento, anche se totalmente controintuitivo rispetto a quello che leggi, si è sempre dimostrato semplicemente formidabile. Sarà perché c'è Richard Garfield dietro tutto questo. Ora, veniamo a noi. Chi è andato sulla pagina della campagna di Mindbug Beyond e ha letto tutte le varie novità, i nuovi trigger che sono stati messi dentro, e la grafica delle carte, l'ironia di fondo a tutta l'opera, il fatto che vengano comunque conservate tutte le regole base del gioco, paragonato a un prezzo di più o meno... $35 o $55 per avere i token in acrilico con i box, eccetera eccetera, insomma avrà quasi sicuramente deciso di prendere tutto quanto, di fare all-in. Però devo dire la verità, in realtà non è tutta rosa e fiori, e ora vorrei esporvi alcune considerazioni su l'espandibilità, sul fatto di espandere un prodotto che secondo me, così com'era prima, era davvero perfetto. Ora, nei card game ci sono moltissime cose da considerare, molte più di quelle che le persone comunemente pensano. Una di queste, per esempio, è il fatto che ogni carta nuova introdotta nell'ecosistema di nell'ecosistema chiuso di un gioco di carte entra per forza in rapporto con tutte le regole pregresse e tutte le carte pregresse. Quindi voi dovete capire che quando un gioco consta in 50 carte e 50 carte è il limite, secondo me, che Garfield e i suoi amici hanno trovato per ottenere un ambiente chiuso che sia il mezzo perfetto tra la randomicità di quello che puoi pescare, ma anche la capacità di acquisire esperienza all'interno di quella randomicità e quindi di diventare bravo all'interno di quel sistema. Ogni carta nuova che esce ti va inevitabilmente a scombinare tutto il pregresso. Quindi, che cosa accade? Che quando tu inserisci dei trigger diversi e inserisci delle abilità diverse, bisogna sempre capire che cosa il prodotto originale ne guadagna da queste nuove introduzioni e che cosa ne perde. Perché sicuramente guadagna varietà, in quanto più carte, più varietà, più randomicità, magari più divertimento per alcuni, meno divertimento per altri, e ok. Però il problema più grosso è quando i nuovi trigger e le nuove regole, le nuove abilità vanno a collidere con le regole base del gioco. Le regole base del gioco di Mindbug sono, a mio avviso, perfette. Non comprendono eccezioni, non danno mai adito a dubbi, domande e perplessità. E tutte le interazioni tra le carte di Mindbug, salvo una minima percentuale fisiologica in ogni gioco di carte, sono praticamente autorisolte nel giro di un paio di partite. Qui invece tutti i trigger scelti sviluppano nuovi scenari che bisognerà chiarire con delle regole aggiuntive, e ogni partita che si farà ci saranno delle domande in merito. Perché? Per esempio, se noi prendiamo
la carta in discard pile. In discard pile uno ti può dire, ok, questa carta produce un effetto quando si trova nella tua pila degli scarti. Ma che cosa succede se non è la prima del mazzo? Se va in fondo? Se qualcuno la trasferisce di mazzo? Se si sposta da un cimitero all'altro? Ok? Oppure, il trigger Boost X permette di prendere delle carte dalla discard pile e di metterle sotto alle carte. Ma che cosa succede quando questa carta viene distrutta? E se qualcuno potesse rubarti le carte dal graveyard, che cosa accade alle carte che ora funzionano da boost? In che zona si trovano? Perché non è la play zone, ma non è neanche la mano, ma non è neanche la discard pile, è una nuova zona. E bisognerà creare delle FAQ per chiarire che cosa accade alle carte boost X, perché finora non ce n'è mai stato bisogno. Possiamo andare avanti, per esempio, con le Evolve, che sono in assoluto quelle che causano più problemi, perché dove è scritto che cosa accade dei livelli 2 e dei livelli 3? Vengono messe da parte all'inizio della partita perché nel regolamento non c'è scritto. Che cosa accade quando vengono evolute o distrutte? Dove finiscono? Perché le carte Evolve sono double fast. Il livello 1 è una carta normale, ma il livello 2 da una parte a livello 2 e da una parte a livello 3. Quindi quando questa carta viene distrutta o viene spostata o rubata o altro, o viene ferita, che cosa accade poiché da una parte e dall'altra essa è riconoscibile? Oppure, che cosa accade quando va nella pila degli scarti visto che ha due lati? E se viene ripescata, da che lato la mettiamo? Cioè, tutte queste cose nuove che sono state inserite all'interno di Mindbug Beyond complicano un prodotto che in origine non era complicato. Voi direte, vabbè, ma non sono complicazioni incredibili, sono complicazioni che necessitano di qualche regola ulteriore, di qualche FAQ, certo. Ma qui non stiamo parlando di Magic the Gathering o parlando di Netrunner, in cui chi si approccia al prodotto sa già che si dovrà nutrire per tutta la sua vita di giocatore di FAQ e risposte agli autori. Il prodotto Mindbug aveva fatto un vanto della sua semplicità, della sua linearità, proporzionata alla qualità delle considerazioni che venivano fatte turno dopo turno con le semplici 50 carte che erano state prodotte. Adesso sono sicuro che qui si sta andando verso una direzione in cui, per arricchire e offrire varietà, vengono prodotte delle abilità che inevitabilmente andranno a complicare l'esperienza, andranno a creare nuovi casi che anche gli autori non hanno in realtà pensato, perché è sempre così in tutti i giochi di carte che i giocatori, essendo mille volte in più degli autori e dei playtester, ti tirano fuori dei casi limite per cui tu devi pubblicare una FAQ. Ah, ma se allora il tirannosauro che fa questa cosa, sì, allora questa cosa c'è sempre ma non in quel caso. Ah, ma allora questa carta che fa questa carta, per noi era chiaro che facesse così, in realtà fa colà. È sempre così. Ora, dovete immaginare che queste sono le prime due espansioni standalone di Mindbug, ma nel tempo, secondo me una volta l'anno, ne pubblicheranno altri due set. Più o meno, secondo me loro hanno trovato la gallina dalle uova d'oro, perché è un gioco che si vende a pochissimo. Con 30 euro ti porti a casa questi set, fai giocare tutti quanti, tutta la famiglia, ci puoi giocare con gli amici, con i figli, col partner e tutto, e ci puoi fare tranquillamente tornei su tornei e puoi dare in mano il mazzo a giocatori casuali, spiegargli due regole e loro ci giocano. Però voglio dire, è un gioco che nel tempo assume un vero e proprio ruolo all'interno dei card game competitivi uno contro uno, e da prodotto casual per tutti, secondo me a suo modo si scaverà una nicchia tra gli hardcore gamer che sono proprio legati a questo tipo di esperienza, magari in un'età della vita in cui non possono più dedicarsi al Magic o non possono più dedicarsi a giochi più strutturati come gli LCG eccetera eccetera. Quindi voglio dire, io sono contento di aver fatto l'all-in di Beyond Evolution e Beyond Eternity, e sono contentissimo che il mio amico Mattia Larensis mi abbia fornito questo set per poter fare questo intervento oggi, e sono certo che nel complesso è ancora presto nella vita di Mindbug per poter dire che il gioco si è complicato troppo per come era partito. Però vi dico attenzione, perché è questa campagna, è con la campagna di Beyond Evolution e Beyond Eternity che si inizia a percorrere l'enorme scalinata che inevitabilmente tende a complicare qualcosa che in origine era puro. Tutto qua. Per il resto, ragazzi, guardate, le carte io le trovo veramente molto belle, anche i poteri che loro hanno dato a tutte le, insomma,
le varie abilità anche proporzionate con il power di ognuna, me le sono guardate tutte, studiate tutte quante, devo dire la verità. All'inizio ero un po' scettico perché c'è per esempio un set di carte che va a colpire solamente determinate creature dell'avversario in base alla sua forza. Sono carte iper situazionali che a me non piacciono mai perché mi piacciono di più gli effetti assoluti, ma in realtà poi a ripensarci, più situazionale la carta, più è adatta al gioco di Mindbug. Perché vi faccio questo esempio. C'è questo mitico Bullet Train che ha forza 9, che quando attacca distrugge una creatura con power 3 o meno dell'avversario. Ora, è chiaro che questa carta è situazionale, perché se l'avversario non ha carte di power 3 o meno, non ve ne fate niente. Il problema però qual è? È che se l'avversario ce l'ha e voi no, ok, la creatura da power 3 o meno, quando voi giocate questa creatura che ha forza 9, l'avversario non la prenderà perché non può usarla per spaccarvi niente. Quindi, a differenza di carte con valore assoluto, tipo giochi questa carta e l'avversario perde uno dei suoi 3 punti vita, carte come questa, che hanno delle condizioni un po' più complicate e sono molto più situazionali, in realtà, dal punto di vista del game design di Mindbug, sono molto più interessanti di carte che in mano a chiunque sortirebbero un effetto devastante, perché ti spingono a usarle con un timing e dei ragionamenti alla base molto più interessanti che il semplice ok, vado all in o sì o no binario. Anche le carte che si evolvono sostanzialmente, una volta che voi le calate, sono inarrestabili perché si muovono attraverso il trigger di azione e, oltre al fatto di attaccare, loro possono semplicemente evolvendosi fare delle cose devastanti, tipo far scartare le carte all'avversario. Far scartare una carta a un avversario quando lui ha una mano di 5 carte e un mazzo totale di 10 è una roba devastante in un formato come quello di Mindbug. Oppure, per esempio, c'è il Wild Sprout che vi consente di guadagnare tipo una vita a turno. Ce ne sono altri che consentono di distruggere creature all'avversario. Insomma, anche le creature action partono piccole con poteri situazionali, ma poi diventano inarrestabili con il tempo. Quindi, in questa nuova espansione di Mindbug, anche il fattore tempo deve essere valutato assieme a tutti gli altri fattori, cosa che invece nel primo Mindbug non c'era, perché non c'era la questione di carte che si migliorano nel tempo, semplicemente quello che vedevi era quello che avevi in campo. Quindi, guardate, nel complesso, devo dire la verità, sicuramente Beyond Evolution è un set che non vedo l'ora di provare all'interno del suo ambiente controllato, ovvero non vedo l'ora che escano altre carte per completare il set di Beyond Evolution e poterne fare un mazzo totalmente nuovo, diverso da quello base, di 50 carte e giocarmi solo quello, perché sono certo che i quattro attori hanno creato delle sinergie all'interno di quel mazzo che non si sposerebbero bene mixando tutto insieme. Stessa cosa per Beyond Eternity. La campagna di gioco, la campagna su Kickstarter è terminata 10 giorni fa. Trovate tutto appunto su Mindbug Beyond su Kickstarter, trovate tutti i vari livelli di pledge, tra poco si aprirà il late pledge e quindi magari grazie ad amici o altro riuscirete comunque ad aggiudicarvi questi due nuovi set. Notizia incredibile è quella che in Italia finalmente un editore italiano, ovvero Pendragon, vorrei andare là e abbracciare tutti quelli di Pendragon, ha deciso di portare nel corso del 2023 Mindbug in italiano. Deo grazie che qualcuno si è accorto che è un prodotto della Madonna, quindi non escludo che nel 2024 avremo anche le espansioni Beyond Eternity e Beyond Evolution in italiano. Spero facciano un ottimo lavoro di traduzione, perché chiaramente le abilità delle carte di Mindbug, come tutte le abilità di tutti i giochi di carte, sono perfette se tradotte come Dio comanda, perché molto spesso manca l'amaro, ne sa qualcosa, per esempio con Unmatched basta sbagliare un termine o un wording o il modo in cui vengono messi aggettivi e sostantivi o verbi per invertire o storpiare completamente il senso di una carta, di conseguenza l'intera partita viene completamente falsata dall'uso di questa carta sbagliata. Quindi spero che facciano un lavoro degno per tenere alto l'onore, secondo me, di uno dei giochi da due più belli di carte che siano mai stati pubblicati in anni recenti. Quindi guardate, date un'occhiata alla campagna su Kickstarter di Mindbug Beyond. Secondo me sicuramente vale la spesa, però tenete in mente
tutte le cose che vi ho detto prima sul fatto della inevitabile ascesa e complicazione di un gioco di carte per aggiungere varietà e accontentare i fan del gioco e la community che si è creata attorno a questo card game. Per il momento, secondo me, è ancora presto, siamo ancora dentro i limiti, però, insomma, fatevi delle domande in merito e se avete delle ottime proposte per il futuro del gioco, non esitate a sottoporle ai creatori che praticamente da un anno a questa parte non fanno altro che raccogliere tutte le idee e le proposte appunto della loro community per poi magari sfornare un giorno una delle varie carte di uno dei futuri set di Mindbug, magari fatta da voi. Quindi mi raccomando, dateci dentro, in bocca al lupo e viva Mindbug! E rieccoci di nuovo. Ottimo, ottimo intervento, anche perché, ripeto, l'uscita in italiano di Mindbug sarà comunque un evento importante, perché secondo me ci sarà tanto da discutere poi anche quando uscirà la versione italiana totale. E adesso però, se Mac riesce a, come dire, a collezionare se stesso e a focalizzarsi sull'argomento, sarebbe anche il tuo spazio per parlare di un gioco che è un top 50 fisso nella BGG dei più giocati, l'Isola dei Gatti, da anni tra l'altro, da anni ci siamo sempre bellamente scagati, sì, come si suole, esatto, abbiamo sempre deriso, l'abbiamo, e beh, a parte, no, che è uscito in italiano, è uscito in italiano dei gatti, no, non è vero, io è uscito perché prima che ci brucino il podcast, non è vero ragazzi, assolutamente. Detto questo, Mac, questo è un gioco di piazzamento Polimini, tessere e non solo. Che mi dicevi ha anche diverse possibilità, un po', sì, modulare come, sì, esperienza. Allora, premetto che l'Isola dei Gatti ci sono disponibili due o tre espansioni già con altri in arrivo. E credo ci sia la big box. Costose, sì, come set base. Ma tutta questa roba a me non interessa perché ho il set base e tanto basta. E, come dice sempre Jack. Esatto. E anche perché fisicamente il tempo per provare un gioco molto vasto, che in realtà già con la sua scatola base offre molte, molte possibilità, sì, e iterazioni diverse, direi che era un po' superfluo, però sospendo il giudizio perché appunto non avendole provate non posso dire niente. E quello che invece ho provato appunto è stato il core box dell'Isola dei Gatti e devo dire che sono stato piacevolmente stupito perché me l'aspettavo una variante, diciamo, del solito piazzamento tessere con polimini e via dicendo, e invece ha tutta una serie di meccaniche che soprattutto stanno attorno al draft che viene effettuato all'inizio di ogni turno. Che sembra una cosa bellissima. E che dà una longevità non solo al gioco delle carte stesse, ma al come tu decidi di utilizzare i polimini disponibili e soprattutto come decidi di far punti alla fine della partita, perché una cosa particolare dell'Isola dei Gatti è che fino alla fine della partita tu sostanzialmente puoi cambiare il modo con cui fare punti. Sì. Chiaro, ci devono essere delle strategie di massima che uno imposta. Cioè, già, non puoi affidarti al vento. Non puoi andare a caso totalmente, però a questo sistema di obiettivi, chiamiamoli così, obiettivi variabili, che tu stesso ti, diciamo, giochi nella tua area per poi scorrere a fine partita, e che lo rende veramente molto fresco. Beh, che ti devo chiedere una cosa, di questo gioco mi è sempre incuriosito, forse l'abbiamo già detto, ma il discorso di come piazzo, cioè come arrivo dalla carta al piazzamento? Allora, sono due fasi separate, ovvero c'è sempre, innanzitutto tu devi acquistare le tessere che dei gattini, non è che le prendi direttamente, tu hai una valuta che sono i pesci banalmente, sì, perché tutta la baza si risolve attorno al fatto di salvare questi gatti dall'Isola dei Gatti, okay, perché sta arrivando una specie di pirata che, ricordo che siamo nel mondo di City of Kings, ecco, quello è il mondo, okay, ecco, questo è lo stesso, infatti, mondo, infatti di i gatti non sono gatti proprio normali, no, ma sono gatti un po' strambotti, sì, un po' alienoti, che manca un buio sti gatti, sì. E quindi ci sono varie tessere disponibili con due costi diversi in base al fatto che stiano da una parte o dall'altra, sì, okay, della plancia. Okay.
Quindi tu devi decidere quanto investire in ogni pescata. Quanto mi serve quella cosa lì? Quanto mi serve quella specifica tessera? Poi ovviamente ti giochi, come spesso accade, il primo o secondo giocatore, diciamo il primo... A scegliere. Esatto, la prima posizione. Dibs, first, come si dice in inglese. Esatto, e poi c'è tutta la parte delle carte che è di supporto a queste cose, perché una volta che tu hai deciso gli obiettivi, poi... le carte sono giocate, obiettivi? Non solo. Sono varie tipologie di carte che adesso illustrarvi qua in quanto è quattata un po' lunghetta, ma poi nell'intervento lo faccio con un po' più di precisione. Però queste carte ti permettono di migliorare innanzitutto le tue, ad esempio la tua valuta, di fare più soldi, principalmente per avere più soldi il turno dopo, certo, da spendere nei gatti. Poi ti permette di acquistare delle tessere speciali, che sono le tessere tesoro, che sono le classiche tesserine che ti permettono di tappare i buchi e quindi di riempire la tua barca. L'altra cosa interessante è che la barca non è semplicemente che devi buttarci dentro gatti fino a riempirla, ma hai tutte delle condizioni particolari, ad esempio fai più punti se hai il bordo della barca che è completamente coperto di gatti, oppure la barca è suddivisa in cabine, no? Ci sono varie cabine, quella del comandante, eccetera, eccetera. C'è asimmetria tra i giocatori? No. Tipo che tu hai una nave che ha un potere? No. Okay. Cambiano la disposizione di alcune cose, ci sono i topolini che sono sostanzialmente dei malus a fine partita che cambiano da barca in barca, ma sono cose piccole. Okay, di base la forma della barca è uguale per tutti, però ci sono molti modi in cui tu interagisci con la plancia vera e propria con cui puoi fare punti. Okay. Sì, sostanzialmente devi comunque ottimizzare il riempimento di questa barca in maniera molto Tetris. E non puoi copiare gli altri. Ma più che altro è impossibile copiare gli altri, appunto, nel senso che... No, per fortuna. Sì, infatti è molto interessante perché questo meccanismo disattiva completamente il problema della gente che guarda solo il suo orticello, perché tu non puoi sperare di vincere se non guardi attentamente. Il counter picking è fondamentale. Ma anche nei tile placement c'è il problema del copiare gli altri. Esatto, se ti ricordi in My City era un problema, cioè in My City... Beh sì, per le prime partite poi ognuno aveva una roba completamente diversa. Certo, però dico, succede che tu alzando gli occhi vedi cosa fa il tuo avversario ormai la tua mente si riempie dell'idea che lui abbia fatto una scelta migliore e la fai anche tu. Succede, cioè... Sì. Invece qua nell'isola dei gatti è praticamente impossibile, perché a parte il fatto che c'è una quantità di obiettivi differenti, una quantità di proprio una quantità fisica di carte mastodontica, nel senso che sono tantissime intelligentissime. E pescate a random ogni partita. Quindi anche se sono di diverse tipologie arrivano tutte dallo stesso mazzo di pescata. Esattamente, infatti anche lì è molto interessante vedere, cioè tu devi fare quello che puoi con quello che peschi. Poi è tattico e non strategico. C'è molta variabilità basata sulla pescata, però in realtà l'esperienza di gioco, perché dicevo che è sempre fresca e originale, proprio per questo motivo qua, perché la varietà delle carte, la varietà delle opzioni che ti offrono queste carte rende ogni partita, seppur con un meccanismo base che è sempre quello, molto diversa l'una dall'altra. Poi una cosa che ho apprezzato molto e che infatti dico anche in intervento è che c'è una modalità che viene chiamata Family, che è quella più easy in assoluto, dove ti spiegano proprio il fondamento del gioco, ovvero i due campi dove peschi i gattini e il sistema delle lezioni, che sono questi obiettivi di cui vi parlavo prima, e basta, cioè non usi tutte le altre carte che poi invece ci sono nel gioco base. Devo dire che è un ottimo modo, secondo me, questo, ovvero fare una versione Redux del gioco già inclusa nelle regole per introdurre anche bimbi piccoli, perché il gioco è veramente semplicissimo, ha dei meccanismi che poi in realtà leggermente espansi grazie alle carte trovi nel gioco completo, che è ovviamente molto più gustoso e molto più divertente. Ha anche un'ottima modalità in solo, che male non fa, però ovviamente è molto più divertente in multiplayer. Io l'ho giocato soprattutto in due, dove c'è draft, c'è multiplayer, esatto, e devo dire che questa meccanica proprio brilla quando sei in più persone. Comunque anche in due è stata un'esperienza molto serrata. Quella cosa bella del due, del giocare in due, che sono partite veramente toste, contro l'altro, coltello fra i denti, piazzamento tessera in due tende a essere così. Anche se quelle partite che ho fatto in multiplayer sono
sono state piuttosto divertenti perché comunque ribadisco, è un gioco in cui il counter picking è fondamentale, quindi c'è un trash talk al tavolo micidiale perché le tessere sono comunque poche e quelle che servono veramente a te quando te le portano via ragazze da table flip, perché ti scassano completamente e rischiano di scassarti completamente la strategia. E quindi best 2? No, secondo me è un best 3 probabilmente, 3-4. Però io per questioni pratiche l'ho giocato soprattutto in due, ma devo dire sinceramente non ho sentito la mancanza di altri giocatori. Però se devo essere completamente oggettivo, secondo me 3 può essere uno dei player count più interessanti. Vabbè, allora ragazzi, l'Isola dei Gatti by Mac, che si è un po' calmato, si è sfogato in questa sono spiegazione. Ma i gatti aiutano a calmarsi. I gatti aiutano comunque a calmarsi. Sì, sì, infatti. Grattatina. Esatto, grattatina sulla pancia pelosa di Mac in questo intervento, l'Isola dei Gatti. Brivido. L'Isola dei Gatti è un gioco da tavolo competitivo per 1-4 giocatori, di medio peso, basato sulla meccanica del draft di carte e piazzamento polimini, che in questo caso prendono la forma di tessere gatto. La durata media della partita è tra i 45 e i 90 minuti, a seconda del numero dei giocatori. Le leggende narrano di una favolosa isola dove vive una razza di antichi, saggi, fieri e giocosi gatti. Di recente, alcuni esploratori provenienti da Squall's End hanno rivelato che è tutto vero. Purtroppo però l'isola è minacciata dagli eserciti in marcia di Lord Vesh Manoscura, che non si fermerà davanti a nulla per distruggere l'isola e il resto del mondo. Gli alberi bruceranno e le antiche rovine verranno distrutte, ma esiste una possibilità di salvezza per queste nobili creature. Voi! Per sommi capi è questa l'ambientazione in cui i giocatori si sfideranno per ottenere alla fine della partita il maggior numero di punti possibile. Durante il gioco bisognerà prima di tutto salvare i gatti, scoprire tesori e guadagnare quanti più punti possibile ottimizzando il posizionamento di gatti e tesori all'interno della propria barca. Come potrete immaginare, questo è più facile a dirsi che a farsi, e il fatto che dobbiamo tenere d'occhio durante la nostra partita una serie di risorse che ci permetteranno di acquisire i gatti, di acquisire i tesori e di posizionarli correttamente all'interno della nostra barca non fa che rendere tutto quanto molto più succoso. Ma andiamo ora a vedere per sommi capi quali sono le regole del gioco. Una doverosa premessa prima di cominciare. Il regolamento che mi accingo a spiegarvi è quello completo del gioco, ma l'Isola dei Gatti contiene all'interno della scatola base anche un regolamento semplificato, definito famiglia, che permette di giocare il titolo anche con bambini di età inferiore ai 10-12 anni, che è l'età consigliata per il gioco completo. Ecco, questa modalità è perfetta anche per chi in realtà sa già giocare il gioco completo, ma desidera un esperienza un po' più easy, più corta sicuramente, e magari che metta a suo agio anche persone che non sono molto avvezze al gioco da tavolo, al piazzamento tessera, al draft in generale. Ecco, premesso questo, ora possiamo partire con il vero succo del gioco. Una partita dell'Isola dei Gatti si sviluppa attraverso 5 giorni, ovvero sia 5 turni, che sono quelli che servono al perfido Lord Vash per giungere sull'isola. Prima del termine del quinto giorno noi dovremo salpare con le nostre barche, a prescindere da quanti gatti saremo riusciti a salvare, e allontanarci appunto dall'isola per evitare di finire tra le grinfie dello spietato pirata. Durante ciascun giorno i giocatori raccoglieranno il pesce che servirà loro per attrarre i gatti sulle loro barche, esploreranno l'isola e, ottenendo lezioni e altre carte con cui potranno svolgere le azioni nel turno, troveranno tesori e possibilmente anche gatti speciali e cercheranno ovviamente di ottimizzare lo spazio sulla loro barca per accomodare tutti i gatti e tutti i tesori di cui entreranno in possesso. La prima fase è dunque quella della pesca, dove ogni giocatore aggiunge 20 pesci alla sua riserva, che verranno successivamente utilizzati per comprare sia le carte ottenute tramite il draft che le tessere gatto disponibili per quel turno. La seconda fase è quella del draft di carte. Ogni giocatore ne pesca 7, ne sceglie 2 da tenere e passa quelle rimanenti al giocatore successivo. A propria volta, ovviamente, riceve le carte non selezionate dal giocatore precedente. Tra queste ne sceglierà altre 2 e passerà le restanti nuovamente al giocatore successivo. E si procede così fin tanto che ciascuno non avrà raggiunto una mano di 7 nuove carte. A questo punto ciascun partecipante deve decidere quali carte tenere,
pagandone il costo in pesci, e quali invece andranno semplicemente scartate. Questo passaggio è molto importante perché la valuta dei pesci è quella che ci permette anche di acquisire i gatti in una fase successiva. Pertanto bisogna valutare attentamente quali carte che abbiamo ottenuto in questo turno sono fondamentali per la nostra strategia e quali invece possono essere sacrificate. Va da sé che una pianificazione a lungo termine è abbastanza importante per cercare di ottenere una mano di carte che sia veramente ottimizzata e che ci permetta di fare tutto quello che avevamo in mente durante il turno. Le carte che otterremo da questo draft possono essere di varie tipologie e colori. Le carte blu sono le carte lezione, che possono essere di due tipi, pubbliche o private. Le carte lezione non sono nient'altro che gli obiettivi che ci garantiranno punti vittoria a fine gioco. Le carte pubbliche andranno ovviamente giocate al centro del tavolo e messe a disposizione di tutti i giocatori, che potranno guadagnare punti se ne rispetteranno i dettami. Viceversa, ovviamente, le carte private garantiranno punti, sempre che vengano completate correttamente, solo a chi ne è in possesso. Infatti vanno tenute nascoste, ovvero sia faccia in giù, davanti alla propria plancia della barca. Vi sono poi le carte verdi, ovvero sia le carte soccorso, che possono riportare su di esse due valori, le ceste e gli stivali. Le ceste sono il modo con cui noi sostanzialmente salviamo i gatti e li portiamo sulla nostra barca. Per poter acquisire una tessera gatto, un polimino gatto, dovremo avere almeno una cesta disponibile. E questo appunto le otteniamo attraverso le carte soccorso. Gli stivali invece ci permettono di essere più veloci e quindi di cambiare l'ordine di turno sostanzialmente. Una volta che si affronta appunto la fase del salvataggio, la fase del soccorso, tutti i giocatori faranno vedere le proprie carte soccorso, che quelli che hanno intenzione di giocare per quel turno, e colui il quale avrà il maggior valore di stivali potrà agire per primo, quindi sarà il primo a selezionare i gatti disponibili per quel turno. Anche qui quindi vengono fatte delle scelte, delle valutazioni in base a quella che è la situazione del turno, ma anche la possibile situazione dei turni successivi, perché se nessuno batte, diciamo, o si preoccupa di acquisire delle carte che gli permettano di scalzare il primo di turno, questo rimarrà primo di turno anche nelle prossime fasi del gioco. La fase di soccorso, ovvero sia la fase durante la quale giochiamo le carte verdi, è anche quella dove appunto andiamo fisicamente a impossessarci delle tessere gatto che ci interessano. Questa cosa viene fatta a turno tra tutti i giocatori, partendo appunto dal primo di turno, e per acquisire i gatti, come vi dicevo, servono sia le ceste ma anche i pesci. Nel gioco multigiocatore ci sono due campi dove i gatti hanno dei prezzi differenti e quindi bisogna cercare di fare musica anche dei pesci, perché altrimenti ci ritroviamo magari ad avere quattro ceste disponibili ma pesci sufficienti per acquisire solo due gatti, e questo ovviamente è un turno subottimale rispetto a quello che poteva essere. La successiva e ultima fase, ovvero sia la quinta, è quella delle scoperte rare, durante la quale andremo a giocare le carte marrone o gialle che abbiamo acquisito durante il draft. Le carte gialle rappresentano i tesori, mentre le carte marroni rappresentano i gatti Oshaks, che sono dei gatti jolly che ci permettono di ottimizzare la composizione della nostra barca a lungo termine. Anche i tesori ci permettono di andare a tappare i buchi sostanzialmente delle nostre lasciati sulla nostra plancia, e in generale questa fase è quella dove andiamo appunto ad ottimizzare il nostro piazzamento tessere sulla barca, cercando di andare a sanare quelle piccole disattenzioni che abbiamo avuto durante i turni precedenti e preparare in realtà anche i piazzamenti dei turni successivi. L'ultima tipologia di carta disponibile, ovvero sia quella viola, è la carta azione, che può essere giocata in qualsiasi momento durante il turno. Quando viene giocata una carta azione, il giocatore deve risolvere completamente l'effetto dichiarato prima di effettuare qualunque altra azione e di quindi proseguire il turno. Questo è importante perché ci sono delle carte, ad esempio, che ti permettono di ottenere un certo numero di pesci in base a quanti gatti Oshaks hai nella tua barca. Ci sono vari effetti, tutti quanti lavorano sostanzialmente per garantire delle valute, oppure i tesori ad esempio, e altre cose di questo genere, quindi che ci permettono di avere
più, di essere più efficaci poi nei turni precedenti. A volte riuscire a giocare la cartazione nel momento esatto può veramente svoltare una partita, soprattutto se si è stati abbastanza lungimiranti e si è lavorato per massimizzare l'effetto appunto della cartazione giocata. A questo punto il turno di gioco termina. Qualunque gatto che non sia stato salvato ancora presente nei campi viene scartato e rimesso nella scatola e si avanza di uno step la nave di Vesh sul tracciato dei giorni. Nel momento in cui la nave raggiunge il simbolo della mano determina anche la fine della partita e si procede con il calcolo del punteggio. Ogni giocatore ottiene punti vittoria in base a dei parametri che principalmente riguardano quanto bene è riuscito a riempire gli spazi della propria barca, quanto bene è riuscito a mettere vicine le famiglie di gatti, ovvero tanti polimini di gatto con lo stesso colore, e soprattutto in base a quali obiettivi tra privati e pubblici è riuscito a portare a termine completamente. Questo è più o meno tutto per quanto riguarda una panoramica delle regole dell'Isola dei Gatti. Per quanto riguarda invece l'esperienza del gioco giocato, devo dire che il titolo mi ha stupito. Non perché abbia chissà quali twist particolari da un punto di vista meccanico o di gimmick, quanto piuttosto perché prende due tipologie, due meccaniche di gioco che a me piacciono molto, ovvero sia il piazzamento tessere e il draft di carte, e le unisce in una maniera veramente smart e molto molto interessante. Innanzitutto, unire il piazzamento tessere a degli obiettivi che cambiano continuamente durante la partita, e mi riferisco alla scelta delle carte lezione, rende il gioco estremamente dinamico e ti permette soprattutto di non sentirti mai troppo in svantaggio rispetto ai tuoi avversari, perché in qualche modo c'è sempre possibilità di raddrizzare una partita che magari non è cominciata esattamente come volevi tu e in cui magari hai fatto qualche piccolo errore. Ecco, non ci si sente mai tagliati fuori. Questo ovviamente è aiutato anche dal fatto che ci sono varie carte che permettono di ottenere dei bonus e di andare appunto a tappare le falle di qualche posizionamento un po' ardito o qualche pesca sfortunata. Accanto a questo c'è tutto il sistema della barca, che non è semplicemente una plancia su cui piazzare i propri polimini a forma di gatto e diciamo riempire a più non posso. La plancia della barca è formata da stanze, vi sono dei ratti che devono essere coperti il più possibile perché ci daranno malus a fine partita. Se le stanze appunto non sono completamente coperte dai gatti, anch'esse ci daranno dei malus a fine partita, quindi è una corsa anche non solo contro i nostri avversari ma anche contro noi stessi per cercare di ottimizzare al meglio tutte le mosse che andiamo a fare durante i 5 turni di gioco. Accanto a questo, un altro particolare che disattiva secondo me in maniera molto efficace il problema del solitario competitivo che spesso affligge un po' questo genere di giochi è il counterpicking feroce che si può fare tanto sui gatti, sui polimini dei gatti, quanto sulle carte durante il draft. Allora, preciso una cosa, la mia esperienza si basa soprattutto sul gioco a due e in questo caso il draft, per quanto secondo alcuni rischi di perdere un po' di sapore, perché ovviamente in più persone il draft diventa un pochino più dinamico, in realtà a due diventa veramente tirato e veramente feroce. Una delle critiche che ho visto portare al gioco è che c'è poca interattività. Io vi dico che nella mia esperienza, soprattutto in gioco a due, l'interattività c'è come il pick e counter pick durante la fase di draft, durante la fase di scelta dei gatti e così via, è veramente serratissimo e è una delle cose che io ho apprezzato di più del titolo, ovvero sia tu non sei semplicemente interessato a prendere quella forma del gatto perché sta perfettamente sulla tua board, ma potresti anche essere interessato a prendere un certo gatto con una certa forma perché vedi dalla plancia del tuo avversario che lui potrebbe fare un bel po' di punti o potrebbe completare una zona che gli permette di evitare di prendere punti malus, quindi l'osservazione delle plance altrui è fondamentale per decidere la propria strategia. Non può essere un coltivo solo il mio orticello e cerco di farmare più punti che posso, perché si rischia di perdere di vista appunto il proprio avversario e di farsi fregare magari al rush finale di punti.
Ho già accennato al fatto che secondo me le carte obiettivo pubbliche e private rappresentano un ottimo modo per tenere i giocatori sempre attivi e sempre attenti a quello che accade sul tavolo. D'altra parte però devo dire che per quanto ve ne siano un buon numero, tendenzialmente dopo un certo numero di partite le avrete viste un po' tutte, e questo potrebbe dare adito all'insorgere di un pochino di noia. È altresì vero che per il gioco sono già disponibili varie espansioni che aumentano la disponibilità di lezioni, introducono anche nuove modalità di gioco, portano i giocatori fino a 6 e non più a 4, e quindi secondo me la longevità è mantenuta piuttosto alta da queste possibilità. Di fatto comunque dovrete giocare un bel numero di partite prima di poter dire ah sì, le ho viste tutte, perché comunque il fatto anche ad esempio che le plance delle varie barche abbiano un layout leggermente differente, più che nella disposizione delle stanze che sono sempre uguali, nella disposizione dei topolini e delle mappe del tesoro, che sono delle tile specifiche che una volta coperte con gatti dello stesso colore vi garantiscono un tesoro gratis, e danno possibilità appunto di tentare varie strade e di giocare molte partite diverse. Oltretutto va detto che il mazzo di pesca delle carte esplorazione è veramente piuttosto spesso, insomma ce ne sono tante, quindi la casualità della pesca, la casualità del draft direi che è garantita per un bel numero di partite. Accennavo all'inizio dell'intervento riguardo la modalità famiglia presente all'interno del gioco, che è un ottimo modo secondo me innanzitutto per imparare proprio la base dell'Isola dei Gatti, proprio il meccanismo base, e che poi andrete ad arricchire con il regolamento completo, e oltretutto è un ottimo modo per introdurre chiunque sia totalmente scevro dalle esperienze di questo tipo di titoli a una modalità di gioco molto più semplice, che poi secondo me naturalmente può sfociare in un apprendimento invece del regolamento completo, e quindi di una partita completa nel vero senso della parola. Ecco, io questa la trovo un'ottima cosa, perché funziona un po' come un tutorial se volete, e rimane comunque un gioco che, se non avete l'oretta che ci vuole per svolgere una partita intera dell'Isola dei Gatti, potete mettere sul tavolo e portarvi a casa serenamente in una mezz'ora. Ecco, chiaramente la complessità è molto inferiore, ma non per questo diventa meno interessante. Secondo me. Nella scatola è presente anche un mazzetto di carte specifico per giocare la modalità in solitario, nella quale siamo contrapposti a un bot che rappresenta una fantomatica sorella che cerca di metterci i bastoni fra le ruote per quanto riguarda il salvataggio dei gatti dell'isola. E andrà a lavorare questo bot su il pic di gatti presenti nella plancia, quindi ci toglie opzioni, e in generale l'ho trovata una sfida abbastanza interessante. Non ho fatto moltissime partite, lo confesso, ma è un puzzle game, diventa un classico puzzle game piuttosto sfidante, interessante. Ci sono vari livelli di difficoltà con cui potete cimentarvi, e appunto per una mezz'ora, un 40 minuti di solitario per fare una partita tranquilla in solitaria è sicuramente indicato. Un plauso va sicuramente fatto a Lucky Duck Italia per come ha confezionato la versione italiana del titolo, regolamento chiaro, ben scritto, tutto localizzato in maniera direi impeccabile, e sicuramente il fatto che il materiale di partenza fosse di questa qualità ha giovato non poco al lavoro appunto dei ragazzi di Lucky Duck. Questo perché tutti i materiali all'interno dell'Isola dei Gatti sono veramente notevoli, le carte, le plance, il sacchetto che contiene i polimini. L'unico appunto che devo fare, e non ho capito se è stata magari la mia copia sfortunata oppure se è un problema che anche altri hanno riscontrato, è che alcuni polimini di alcuni gatti non sono stati fustellati perfettamente dritti, diciamo, ecco, quindi hanno, cioè, una leggera difficoltà ad incastrare alcune
alcuni polimini tra loro quando li metti sulla plancia della barca. Beh, una cosa che è capitata un paio di volte, un po' fastidiosa, ma insomma nulla che ti guasti completamente il gameplay. Ecco, diciamo che per quanto riguarda tutto il resto, sicuramente il livello di qualità di questo gioco è molto alto. Ecco, non stiamo parlando di un titolo da primo prezzo, assolutamente, ma io credo che con le varie modalità che vi ho illustrato, quella family, quella completa e pure solitario, il prezzo sia giustificato anche per il fatto che comunque il gioco è molto bello da vedere, quindi è un altro plus. E poi, come ripeto, secondo me è un titolo che ha una longevità notevole, soprattutto per il fatto che si gioca molto bene con vari player count. A questo proposito, probabilmente l'esperienza migliore è da 3, ma vi assicuro che anche giocato in 2 è veramente molto divertente. Benissimo amici, direi che per l'Isola dei Gatti è veramente tutto. Nel caso dovessi provare le espansioni in un prossimo futuro, sicuramente farò una patch all'episodio e vi racconterò la mia esperienza anche con quelle. Nel frattempo, se avete come sempre dubbi, domande, richieste sull'Isola dei Gatti, non avete che da mandare una mail o un messaggio Facebook e vi risponderò quanto prima. E rieccoci di nuovo, arriviamo adesso a un argomento crowdfunding, ovviamente un gioco di, credo, GameFound, Ale? No, Kickstarter. Kickstarter. Ecco. Kickstarter. È un progetto americano, quindi Kickstarter, esatto, è ancora la meglio. Di un seguito di quello che è stato tra i giochi dell'anno quando è uscito, mi pare, nel 2021. Gli abbiamo fatto anche un episodio monografico. Episodio monografico perché l'importanza del titolo è stata veramente epocale, adesso esce il seguito, Ale. Esatto. Quindi Clank, Acquisition Incorporated 2, il legacy di Clank, big box da 20 partite più o meno, almeno il precedente era circa 20 partite. Non si sa ancora niente in realtà, Jack. No, sto parlando di quello vecchio. Sì. Quello vecchio era circa 20 partite per un totale di circa 40 secondo ore di gioco. Perché magari una dozzina sul lato A della plancia e una dozzina sull'altra. Sì. Poi dipende anche da come andava il gruppo, quanto lo spedito andava a esplorare. Gioco che segnò profondamente il DBC perché furono serate di divertimento assoluto. È un gioco che, se non sapete, esiste in italiano nella sua versione base, credo Pendragon. Raven? No, non esiste ancora in Raven italiano. Distribuzione. No, ma il primo Clank è normale. Il primo Clank è pubblicato da Raven. Raven è un prodotto talmente diverso che quasi non lo... Il meccanismo è lo stesso. La meccanica base è quella. Le carte base sono quelle. Il building con movimento su Clank. Infatti ho sperato durante tutto il periodo del lockdown che arrivasse l'annuncio di Acquisition Incorporated tradotto in italiano. Invece purtroppo non è arrivato. Ecco, posso fare un ultimo appunto prima di lasciarti ovviamente la presentazione del tuo intervento. È che Clank Acquisition Incorporated è un gioco che non è mai arrivato in italiano, che è sempre, dovete tuttora ordinarlo da store stranieri a prezzi assurdi, a prezzi alti. È un gioco che ha tanto testo, impegnativo da quel punto di vista lì, e per Legacy. Cui è rimasto Legacy, no Green Legacy, proprio no. Distruggete tutto, Legacy spaccate tutto, quindi è stato, diciamo, appannaggio di una piccola fetta di giocatori, secondo me pochi fortunati, però vabbè. Poi adesso è il numero 28, se non erro, della top 100 di BGG. Occhio che questa cosa dipende moltissimo dal fatto che in America Acquisition Incorporated è un marchio che è molto noto nell'ambiente, se vi ricordate quando lo dico perché adesso, perché non è che quanti anni fa è che è stato gioco dell'anno di BC? Due o tre anni fa. Per un paio d'anni è rimasto in lenta ascesa, ma per quale motivo, ma negli ultimi sei mesi è schizzato nella top 50 di BGG. Perché Acquisition Incorporated hanno, dopo un se non sbaglio, non vorrei dire una fesseria, ma gli Acquisition Incorporated, dopo un lungo periodo in cui avevano fatto pochissime hanno ripreso in mano un po' tutto il loro baraccone. Okay. No, perché non mi spiego. Eventualmente ce lo confermerà Ale. Sì. Però se non sbaglio, credo che è stato un grande ritorno, come per dire, se Matthew Mercer smettesse di fare Vox Machina lì, come si chiama, per 3 anni e dopo ritorna, figurati, cioè tutti ne parlano. Comunque adesso come adesso ce ne sono pochissime copie, ce n'è solo una in Europa, 100 euro, che non è neanche un prezzo così inaccessibile. Non è pagato 115 quella volta, però è quello il suo prezzo. Però adesso più che altro ce ne sono veramente pochi,
anche se in realtà nel sito della Noble Knights Game lo vendono a $125. Che è il suo prezzo. Il primo, ragazzi, sì, il primo. Sì, 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 questo per capire. Adesso, chiaramente, poi Alien da Grave vi dirà quanto sarà necessario aver giocato il primo per sì, fare non questa so campagna. Se riuscirò, perché la campagna partirà il 2 di maggio. Cioè, è partita due giorni fa mentre ascoltate l'episodio, per cui io devo fare tutto quanto in quelle 24 ore prima dell'uscita, fine della pubblicazione. Ad ogni modo, cercherò di raccogliere quante più informazioni possibili. Per chi non sapesse cos'è Acquisition Incorporated, vi rimando all'episodio monografico che abbiamo registrato al tempo. Ad ogni modo, come ha anticipato Mac, adesso, aspetta che lo trovo, si tratta del mondo di Penny Arcade, che è un, diciamo, una raccolta di podcast, video e via dicendo, che raccoglie un po' tutta quella che è la cultura videogame e nerd degli ultimi 20 anni. E nel 2008, tramite Acquisition Incorporated, che è questa campagna Forgotten Realms, canone 100% a sentire i ragazzi di Penny Arcade, ha dato il via appunto ad un podcast dedicato ad Acquisition Incorporated, che è questa agenzia che si occupa di andare a prelevare tesori in giro per i dungeon. Antichi artefatti. Ragazzi, episodio 144, 30 aprile 2020, lockdown time, pensate. Sì. Misagaccia. Sì, quindi ecco. È sicuramente episodio fatto con noi tutto in remoto, per forza, perché è il 30 aprile 2020. Ricordo perché io ho fatto il gioco e tu hai fatto tutta la parte di Acquisition Incorporated. Sì. Di cui ecco, non ricordo assolutamente nulla adesso, ovviamente. Io tra l'altro vi invito ad andare a cercare le web stripes, le vignette, i comics che ci sono pubblicati su internet. E in realtà, se vi piacciono i podcast di Actual Play, di gioco di ruolo, è molto carino. Io all'epoca l'ho ascoltato perché io non ho potuto partecipare a tutte le sessioni di Acquisition Incorporated. Per fortuna remake, perché se quindi, i tuoi turni sarebbero durati un mese. E quindi mi sono dedicato all'ascolto del podcast, all'epoca, per prepararmi all'intervento, quello poi del DBC. Comunque fu un gioco, fu un gioco incredibile. No, sto vedendo la copertina di Mac. La cover del gioco, tu la vedi e dici, Madonna Santissima, che boaria. È crack. Sì, ma poi terribile. Anche fuori dagli Stati Uniti, non conoscendo l'Acquisition Incorporated, sai, hai sempre dei sentimenti contrastanti, però in realtà la cosa bella di Clank è l'ironia di fondo. A me, io apprezzo tantissimo quella roba lì, quando tu fai un gioco che non si prende seriamente, che non è pesante, non è forzato. Sì, anche perché poi Clank chiama questo tipo certo, di ironia. Figurati. Poi Acquisition Incorporated, se volete capire un po' l'andazzo, se avete mai visto The Office, è The Office calato in ambientazione fantasy. Sì, ecco, direi che è un paragone, diciamo, è un paragone che secondo me si avvicina di più. E questo qua, che è Darkest Magic, appunto è la nuova campagna. Vedremo quali sono i prezzi, capiremo insieme, perché lo scoprirò anch'io al momento in cui registrerò l'intervento. Capiremo insieme come è fatto il gioco, cosa c'è bisogno di sapere dal primo episodio rispetto al secondo. Se ci sarà disponibile un bandolone gigante. Secondo me sicuramente sì, un onesto $350 di spedizione. Tanto ormai. Chiaramente ci sarà il bundle più VAT, secondo. Scusatemi, ma White Death, avete visto il gameplay quanto costa quello di Zombicide? Ne abbiamo parlato settimana scorsa. Adesso è finita. Una follia, cosa viene fuori? Costa tipo, ho fatto il conto oggi, circa $405 più spedizione più tasse. Tutto solo il gameplay. Lì. Solo il gameplay. Poi tutta la roba cosmetica è a parte. Quindi le mura in 3D, i token di plastica, i personaggi. Scusatemi, per giocare i personaggi su Massive Darkness e viceversa. Cioè. No, è tutto in una follia. Ma costa tanto Elder Scroll, ma vai figa. E comunque, ad ogni modo, parliamo di Acquisition Incorporated 2 Darkest Magic. Qualche giorno fa la Direwolf ha lanciato la campagna Kickstarter di Clank Legacy 2 Acquisition Incorporated Dark Magic. Si tratta del secondo capitolo del bellissimo gioco Legacy dedicato appunto all'ambientazione di Clank, quindi con il sistema di Clank, ma basato su Acquisition Incorporated, che è questa scalcinata gilda di Forgotten Realms, nata grazie al team di Penny Arcade, che da 2008 ha dato vita a questo podcast di Actual Play, cioè di gioco dal vivo, dedicato appunto a questo manipolo di pseudo eroi. Parliamo infatti del chierico mezzelfo Omin Dran, interpretato da Jerry Hawkins,
dal nano Benwin Brozenbottom, che è un barbaro se non ricordo male, che è interpretato da Scott Kurtz, e dal mago umano Jim Dark Magic, interpretato da Mike Kraulik. Ecco, attraverso le avventure di questo gruppo di eroi essenzialmente è nata Acquisition Incorporated. Si tratta di una società, di una corporazione che raccoglie avventurieri sotto la sua bandiera che vanno in giro supportati grazie ad artefatti magici e potenti mezzi pagati appunto da questa gilda, con cui avventurarsi nei vari dungeon, raccogliere quanto più materiale possibile che poi potrà essere utilizzato dalla gilda stessa o venduto al miglior offerente. Ecco, nel primo Acquisition Incorporated, nel primo Clank Legacy, noi partivamo come il C-Team, cioè il team di stagisti della Acquisition Incorporated, che cerca di scalare le gerarchie, l'organigramma della Acquisition Incorporated per diventare, insomma, qualcuno di importante. Poi in realtà è stata proposta anche un'espansione che permetteva di utilizzare gli eroi, quelli più iconici dell'Acquisition Incorporated, però il gioco di base partiva con questa opzione, cioè partire come dei nessuno, proprio degli apprendisti che via via si facevano strada scalando, anche se poi non è possibile, questa sequenza piramidale su cui è costruita l'Acquisition Incorporated. Ecco, Clank Legacy 2 in realtà prosegue quanto già successo nel primo Clank Legacy, ma lo fa in modo totalmente slegato dal punto di vista della dipendenza. Perché? Perché ovviamente l'avventura poteva essere finita in vari modi nel primo episodio, e questo qua è tranquillamente giocabile come stand alone. In ogni caso, nella campagna è possibile procurarsi anche la copia della prima edizione. Ma andiamo con ordine. Clank è un sistema di gioco, letteralmente, che ha fatto le fortune del sistema deck building legato a sfide di tipo player versus player, quindi gioco competitivo. Negli anni, soprattutto grazie a Raven, che ha localizzato in italiano la maggior parte degli episodi usciti in inglese, abbiamo avuto il Clank originale, il Clank in Space, il Clank subacqueo, abbiamo avuto poi anche Catacombs e soprattutto i due episodi il primo episodio del Legacy e il secondo, appunto, di cui è in corso la campagna in queste settimane. In Clank i giocatori si affrontano in una discesa all'interno di un dungeon attraverso l'utilizzo delle carte nel canonico sistema dei deck building, quindi partendo con un mazzo standard a cui poi noi andiamo ad aggiungere carte attraverso un mercatino, e l'obiettivo è quello di raccogliere il tesoro all'interno del dungeon e uscirne vivi prima che il drago ci soffi addosso la sua ira ammazzandoci. È un gioco che ha immediatamente raccolto i pareri positivi del Dunwich Buyers Club, l'abbiamo adorato sin dalla prima partita, e anche della critica e del pubblico, che comunque l'ha premiato attraverso tante recensioni positive e tante cose effettivamente per il sistema di back building con il sacchetto del drago e via dicendo. Poi nelle varie iterazioni successive, con il cambio appunto di focus, parliamo di Clank in Space piuttosto che di quello subacqueo, piuttosto che delle catacombe, ci sono state delle modifiche a livello proprio di dinamiche di gioco, con l'integrazione di alcune regole, modifiche di altre regole e via dicendo. Soprattutto Catacombs ha integrato il sistema delle tile, mentre nel primo Clank la mappa era praticamente fissa, nel Clank Catacombs invece ci sono delle tile che vanno a comporre la mappa finale del dungeon, che è una trovata secondo me molto interessante e che funziona anche molto bene. In Clank Legacy invece la situazione è un po' diversa. Parliamo un attimo del primo episodio, ma vi rimando in ogni caso alla puntata monografica del DBC dedicata esclusivamente a Clank Legacy Acquisition Incorporated, in cui parliamo un po' di tutto, di quella particolare avventura e di quelle particolari partite che abbiamo vissuto. Nel primo Clank Legacy noi partivamo come appunto degli stagisti, avevamo a disposizione il nostro mazzo di carte standard e la mappa era conosciuta fino a un certo limite. Dopodiché, attraverso l'applicazione di adesivi
e l'apertura o la chiusura di sentieri che collegavano città, la scoperta di nuove città, di nuove zone, via dicendo, andavamo a creare una mappa completamente diversa da quelle di altri giocatori, di altri gruppi di gioco. Perché? Perché le scelte che facevamo durante la partita condizionavano poi la costruzione della mappa finale. La mappa aveva due fronti, il primo che era quello dei territori, le regioni, quelle appunto in cui avvengono le vicende dell'Acquisition Incorporated. Sul retro c'era poi una seconda mappa di cui però non voglio dirvi molto perché sarebbe uno spoiler abbastanza pesante. Comunque è una seconda mappa che andremo poi a popolare e che si sbloccherà attraverso la sequenza di scenari di cui Clank Legacy è formato. Il gioco è parzialmente cooperativo, nel senso che sì, certamente noi possiamo collaborare nell'aprire i sentieri, nel gestire alcune sfide, via dicendo, ma in linea di massima alla fine della partita soltanto uno dei giocatori terminava con realisticamente l'acquisizione di punti e comunque la scalata nelle gerarchie dell'azienda. Di conseguenza sì, non era probabilmente un tutti per uno, uno per tutti, era più che altro un sfrutto gli altri perché da solo non posso fare questa cosa, ma alla prima occasione cerco di avere io la meglio. Quindi era un gioco pseudo cooperativo con molti elementi di sfida anche interna dei giocatori, e le cose da scoprire erano veramente molte. Abbiamo anche parlato dei difetti del gioco durante l'episodio appunto della prima edizione, e fra questi c'era sicuramente il downtime totalmente casuale, il tempo che andava a trascorrere fra un turno e quello successivo. Perché? Perché tu magari avevi quelle tue azioni da fare con le carte a disposizione che semplicemente ti spostavi da una zona all'altra e non facevi nient'altro. C'era chi, come è capitato a Mac in un caso specifico che è quello simbolico e più evidente di questo difetto, che ha tipo scoperto un castello, l'ha esplorato, ha parlato con chi ci abitava, ha letto tipo 10 minuti di roba, dopodiché era il turno di Jack. E ovviamente il mio turno è durato 30 secondi, il suo turno è durato 10 minuti. Quindi c'è poca omogeneità, perché dipende ovviamente da ciò che siamo in grado di raggiungere. Poi durante la partita c'è sempre il momento in cui tu hai tanto da leggere, e capita un po' a tutti al tavolo a seconda di ciò che si fa. Però essendo un gioco legacy di stampo comunque narrativo e con questa essendo anche competitivo in un certo senso, ovviamente è molto più difficile aspettare. Nei giochi cooperativi bene o male si sta giocando assieme, il downtime si viene a soffrire meno dal punto di vista dei giocatori. Ma a questo punto parliamo della campagna. Clank Legacy 2 Dark Magic si presenta con un trailer tra l'altro bellissimo e con la presentazione appunto del mago umano di Dark Magic, che è seduto su un trono circondato da caramelle, e chupa chups e via dicendo. Ne ha addirittura uno che sta ciucciando mentre viene inquadrato, e in realtà non so questo cosa abbia poi a che fare realisticamente con il gioco, e saluta il pubblico. È bastato questo per raccogliere immediatamente qualche centinaia di migliaia di dollari e finanziare il progetto. Ecco, Clank Legacy 2 Dark Magic non sposta il focus del progetto, ma applica alcune modifiche rispetto alla prima edizione. La modifica che salta subito all'occhio a chi ha giocato il titolo è che viene mostrato un journal, cioè dei diari, dei taccuini a disposizione di ogni singolo giocatore. Quindi si presume che i quattro personaggi che vengono presentati nella campagna siano degli archetipi di qualche tipo che hanno a disposizione una sorta di narrativa dedicata, cosa che nel primo invece era mancante, ma non acquisiste anche l'espansione. E questa narrativa, presumibilmente, perché ovviamente qua siamo nel pieno campo delle ipotesi, dato che nella campagna non viene specificato niente, si tratta di una storia o comunque una composizione di eventi dedicati a quel particolare personaggio. Quindi c'è un po' più di personalizzazione rispetto al primo Clank Legacy. La seconda caratteristica è che viene più volte citata la modalità cooperativa. Il gioco infatti sembra, almeno dalle prime cose che sono uscite, più spinto verso
la competitività, nel senso che si parla anche nei commenti, ho visto un paio di video, si specifica come la Direwolf in questo caso abbia introdotto dei sistemi di sabotaggio del turno degli altri giocatori, spero non un saltaturno, però vabbè, per cui diciamo andiamo a mettere un po' i bastoni fra le ruote agli altri, ma di contro ha anche introdotto le battaglie contro i boss. Quindi durante lo scenario ci sarà, presumibilmente, o lo scenario stesso sarà una battaglia contro un boss, e in quel caso si deve giocare tutti assieme come un party da gioco di ruolo che affronta una sfida, una particolare bestia particolarmente potente tutti insieme. Quindi cambiano un po' le dinamiche. La terza cosa che si nota leggendo la campagna, viene citata proprio assieme al discorso del boss, della cooperatività, è che pare che i mazzi questa volta non siano mazzi standard tutti uguali all'inizio della partita, ma che ogni archetipo, ogni personaggio inizierà con un mazzo dedicato. Anche questa è una cosa molto interessante, perché si scosta rispetto alla stragrande maggioranza di deck building che conosciamo. È un'integrazione interessante, ma di sicuro anche orienta il gioco di un giocatore sin dall'inizio, quindi è una cosa che io vorrei esplorare il prima possibile. La quarta peculiarità invece è legata alla storia vera e propria. Non ci sono spoiler, ovviamente, non c'è ancora nessuna notizia presumibile, ma è chiaro ed evidente dalla lettura e dalle poche informazioni che Direwolf ha condiviso che comunque in qualche modo quello che succede in Clank Legacy 2 è immediatamente successivo a quanto accaduto nel primo Clank Legacy. Il mondo di conseguenza è cambiato, ma il come non lo possiamo sapere. Non so se c'è qualcosa che consenta di portare informazioni raccolte durante il primo nel secondo. Loro hanno comunque dichiarato, Direwolf ha comunque dichiarato che Clank Legacy 2 sarà totalmente giocabile senza dover necessariamente aver giocato il primo capitolo. Adesso quindi non ho molto altro da dire, se non che il sistema di base del gioco rimane il deck building, c'è sempre esplorazione, c'è competitività unita a cooperatività, entrambe portate più all'estremo rispetto a quanto visto nella prima edizione di Clank Legacy. Ci sono i journal, che sono la cosa più interessante anche secondo me, il discorso dei mazzi diversi da giocatore a giocatore, resta da dire in realtà il discorso campagna. I prezzi sono abbastanza evidenti, Clank Legacy 2 costerà $99 più tasse e spedizione. La versione che consente di acquisire sia Clank Legacy 1 che Clank Legacy 2 costa $171 più tasse più spedizione. Questi sono i prezzi. L'IVA va calcolata sul 22%, quindi il calcolo è presto fatto, da 90, $100 sono $122 con le tasse, vanno aggiunti i costi di spedizione e tasse. Di conseguenza sono andato a vedermi la tabella, perché? Perché in campagna non hanno pubblicato i valori di spedizione, ma se andate nelle FAQ della campagna trovate una scheda dedicata allo shipping, lì c'è un link ad un'immagine caricata da Direwolf in cui si vede la tabellina con i vari prezzi. Per l'Italia il costo di spedizione pare essere di €18, quello stimato, è la quarta riga della sezione europea. I compagni tedeschi hanno una spedizione a €11, purtroppo noi italiani ce l'abbiamo a €18. Con più copie si abbassa in modo non proprio evidente, ma comunque in modo sostanziale il prezzo della spedizione. Se non sbaglio nella tabella ci sono 1, 2, 3 o 4 copie. 4 copie erano €28, mi pare, $28. Ecco, quindi i prezzi sono più o meno questi. Siamo più o meno in linea con il prezzo che aveva Acquisition Incorporated acquistabile circa 3-4 anni fa, quando l'abbiamo acquistato noi del Dunwich, e all'epoca lo dovemmo acquistare dagli Stati Uniti. Non era possibile trovarlo da nessun'altra parte, poi è apparso in qualche store inglese e tedesco, però in italiano per il momento non ci sono ancora informazioni. Io ho sperato durante tutto il periodo di lockdown che ci fosse un annuncio da parte di Raven della localizzazione. Raven infatti collabora a tutti i vari titoli Clank con la Direwolf, ancora non è stato fatto, io continuo a sperarci.
Nel frattempo sono dentro la campagna, sono dentro presumibilmente per acquistare entrambe le copie, perché vorrei avere anche una prima versione liscia per il futuro, non lo so. L'inglese è abbastanza complesso. Il tono di tutta quanta la vicenda, io non l'ho detto all'inizio, scusatemi, ma lo dico adesso. Se seguite Penny Arcade, se avete seguito Acquisition Incorporated, sapete benissimo che tipo di tono hanno le avventure dell'Acquisition Incorporated, quindi molto ironico, molto scherzoso. Ecco, è uno stile quindi molto sui generis, non dico la Monty Python, però io li ho spesso accostati. Se dovessi traslare i Monty Python in un'ambientazione Dungeons & Dragons Forgotten Realms, presumibilmente sarebbe l'Acquisition Incorporated. Le vicende di Acquisition Incorporated in realtà mi ricordano molto la serie TV The Office, la docu-serie, vabbè, non so bene come definirla. Comunque la serie The Office è abbastanza emblematica di questo tipo, anche di umorismo, a volte piccato, a volte delirante, a volte deprimente, che ha appunto The Office. Se vi piace è incredibile, però tutto l'inglese è orientato a quel tipo di comunicazione, a quel tipo di dialogo, quindi ci sono molti termini business, molti termini legati al mondo delle corporation e delle grandi aziende, e anche tanti riferimenti sono legati ad un certo qual modo al discorso proprio capitalistico americano. Si prende molto in giro quel tipo di vita e di modo di affrontare le cose, la vita e il lavoro, per cui al tavolo serve gente che comunque l'inglese lo mastica bene. Poi per la parte narrativa, certo, potete far leggere a qualcuno e legge per tutti, però il gioco perde molto. Avere una buona conoscenza dell'inglese, se non ottima, ovviamente apre porte ad un gioco che è molto 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 difficile al momento dell'italiano, perché non so neanche se ci sia l'interesse di Raven nel distribuirlo. Io ci spero sempre, ma ovviamente Acquisition Incorporated è più un prodotto legato proprio al stile di vita americano, e il tipo di umorismo è meno conosciuto dall'Italia, tranne fra i pochi appassionati che Penny Arcade l'hanno seguita, Acquisition Incorporated l'hanno ascoltata negli anni. Ecco quindi Clank Legacy 2 Dark Magic, un gioco che presumibilmente, se avrà lo stesso impatto del primo Clank Legacy per il Dunwich Brothers Club, ritroveremo fra un paio d'anni, quando verrà distribuito il Kickstarter e verrà poi giocato da noi. Io sinceramente non vedo l'ora, sia perché adoro Clank, sia perché adoro Acquisition Incorporated. Bene, grazie Ale, anche se non so assolutamente che cosa hai detto. Nessuno perché, lo sa, in realtà, perché neanche nelle altre case in realtà non sappiamo cosa diciamo. La parte che avete appena ascoltato è stata registrata ben dopo questa sessione live con tutti e quattro. E sperando che il giorno in cui parte la campagna vada tutto dritto. che non la spostino, perché se salta. Al posto del mio intervento sentirai la sigaretta di Benny Hill in loop per 30 minuti. Esatto, a posto così. Bene, ma non benissimo. Allora, invece io chiuderei l'episodio di oggi con l'ultimo arrivato della mia rubrica Late to the Party. Cioè, quando Jack arriva un po' in ritardo, però alla fine io sono riuscito finalmente a terminare la campagna di Hero Realms con l'ultimo box set che si chiama Il Villaggio Scomparso. Che cos'è Hero Realms? Probabilmente lo sapete già tutti, se non lo sapete ve lo spiego super brevemente. È un deck building dei più puri esistenti a tema fantasy, seguito ideale di Star Realms, l'erede spirituale di Star Realms, esatto. Spirituale più orientato e più bello, allora, più esatto. Seguito di così non si Star può. Realms è un gioco che vi consiglio di scaricare in app se siete spesso solitari e volete approfondire il tema del deck building, perché è un'app fatta molto bene, super divertente. Il tema sci-fi fu seguito da Hero Realms, che appunto dava a tutto, e come ha detto Banda, la salsa fantasy, che io personalmente preferisco, ed è per quello che mi sono impegnato, diciamo, in questa campagna. Diciamo che a livello tematico non c'è poco paragone. Esatto, poi sapevo che quando ho comprato tutto il pacchetto, perché volevo fare l'esperienza della campagna. Mi sono, devo dire...
devo ringraziare tantissimo Bernie, con cui abbiamo fatto appunto tutte le avventure, comprese prima nella rovina di Tandahar e poi nel seguito il villaggio scomparso. È un'intera campagna che si sviluppa attraverso appunto due box con sostanzialmente più o meno le stesse regole. Quindi, per ricapitolare tutto l'armamentario di cui mi sono dovuto fornire, però ovviamente sono tutti prezzi abbastanza piccoli se presi singolarmente, Hero Realms è scatola base, pack dei personaggi che in italiano è uscito con 5 personaggi tra cui scegliere, che appunto fate crescere durante la campagna. I classici archetipi fantasy. Sì, abbiamo cioè il ranger, il mago, il chierico, il paladino e il warrior, e il classico barbaro. Sostanzialmente voi prendete un personaggio e iniziate a, proprio la prima partita, aprite il libretto delle avventure della rovina di Tandahar e iniziate a leggere. Cosa facciamo oggi? E iniziate a fare questa campagna misteriosa. Oggi? Qual è la prima avventura? La prima avventura non mi ricordo. Quella che sei in Lucanda. Esatto, bravissimo. La prima avventura è quella dove sei. Il classico inizio. L'ho giocato 4 anni fa. È giusto. E ancora mi ricordo la rissa in Lucanda è la prima. Che tra l'altro è a livello tematico, anche dopo aver visto tutte le avventure, sì, perché è molto bella questa cosa che tu entri, sei in una locanda con i tuoi compagni di party e sostanzialmente parte questa rissa, c'è un personaggio un po' strano che voi notate durante questo parapiglia gigante e tutto quello che fate è assolutamente tematico, ma in realtà questa tematicità poi la ritrovate in tutta la campagna, cioè tutte le azioni vostre e dei cattivi vengono in qualche modo modificate di avventura in avventura per riflettere quello che sta effettivamente succedendo a livello di campagna. Poi è vero che le carte che acquisite per diventare sempre più forti e fare azioni sempre più decisive non è che siano molto tematiche, però questo neanche nell'Hero Realms base sostanzialmente. No, più o meno. No, alcune cose il deck building ha una parte secondo me totalmente astratta. Forse questa cosa che dici te è un pochino più appannaggio di alcuni prodotti più recenti, dove le cose hanno incominciato ad essere, a viaggiare un pochino più appaiate. Allora, effettivamente forse Hero Realms risente anche un pochettino dell'età che ha. Beh, in realtà il gioco base sì, però quello che sono riuscito a fare queste due campagne, che in realtà è una divisa in due scatole, è veramente di dare ai giocatori la possibilità di fare un'avventura insieme, che mi ha ricordato più l'esperienza che abbiamo fatto con Marvel Champions, semplici deck però builder. Più semplice. Chiaramente semplice, i meccanismi, poi vi dirò ovviamente ci sarà la top 3 delle cose che mi sono piaciute e la top 3 delle cose che non mi sono piaciute di questa campagna, però una delle cose che sostanzialmente funziona alla grande è l'interazione con i cattivi, cioè tutti i cattivi hanno, tutti i boss che fate ogni avventura, voi dovete tirare giù un boss. Ognuno di questi boss è caratterizzato molto bene, senza però appesantire il gioco di bookkeeping, regole complicate, regole che vanno a chiamare altre regole, per cui tutto scorre in via in maniera molto molto pulita. Poi io ho avuto ho deciso di giocare in due, per cui va benissimo, non lo giocherai mai più di due. Però posso dire, Banda, in realtà in due ti perdi una delle caratteristiche del gioco, che è quella di avere le sinergie tra i personaggi, Le sinergie tra i vicini è una cosa che più si va avanti, più diventa. Come ogni tech building, il problema del downtime all'aumentare del numero di giocatori è notevole al late game di una partita, quando ogni volta peschi, poi giochi carte che peschi, poi carte, cioè allora, 4, tu vuoi spaccare il culo al boss, può succedere, però è anche bello secondo me che ci sono proprio delle cose che in due onestamente non abbiamo vissuto così tanto, però ci sono, quindi il gioco è giocabilissimo anche in più di due, forse 4 è un po' estremo, 3 è proprio il suo. La cosa bella poi è che ovviamente ogni giocatore fa crescere il proprio personaggio con proprio delle vere e proprie skill tree che vanno a sviluppare il vostro PG proprio in modo come scegliete voi. C'è abilità, proprio l'abilità di base e poi la competenza, hanno deciso di usare questi termini, però di fatto sono i vostri poteri passivi che potete utilizzare, che rendono unico il vostro personaggio molto e guidano il gameplay in modo sempre più profondo man mano che andate avanti, per cui all'inizio ho questo piccolo potere, ogni tanto lo uso, ogni tanto no,
man mano che andate avanti questi poteri diventano sempre più forti e quindi volete usarli, quindi sempre di più, ingegnerizzate l'intero turno e l'intera pesca per poter massimizzare queste vostre caratteristiche, e l'ho trovata una cosa splendida a livello di meccanismo di gameplay. Questo lo si vede soprattutto andando avanti nel villaggio scomparso, dove tra l'altro, e poi chiudo, ma tu al villaggio scomparso ti porti dietro il deck che hai fatto, porti parlare, tutto dietro, tra l'altro c'è anche, diciamo, tra l'altro c'è una piccola guida che ti dice il personaggio dovrebbe iniziare da questo livello, perché appunto il gioco è fatto perché tu prosegua dalle rovine di Dandar, però se per caso vuoi te lo moddi già per partire con setup, puoi partire direttamente da per forza, se non lo puoi direttamente vedere, dall'inizio del villaggio scomparso senza avere Tandar. Io personalmente, anche visto il costo piuttosto contenuto delle singole scatole, ho deciso di prendere tutto insieme e onestamente non me ne sono pentito. È un'avventura che poi tra l'altro è molto rigiocabile e che per diversi motivi consiglio a tutti. Ovviamente ci sono delle piccole cose da tenere in considerazione, cose che secondo me non hanno quella non sono riuscite proprio al 100%, e lo vedi lungo la campagna, però alcune cose che sono semplicemente fighissime e che consiglio veramente a tutti, perché un'esperienza deck building del genere è una figata totale. L'autore è Robert Doherty, è quello a cui dobbiamo Star Realms, Hero Realms, Sorcerer. Adesso tra l'altro ha fatto RoboQuest Arena, che non vedo l'ora di vedere se anche lì ci ha messo il suo tocco di genio. Vabbè, non stiamo parlando di Richard Garfield, però no, stiamo parlando di uno che sa il fatto suo. Cioè, si è costruito una carriera su il deck building. Quindi sì, Hero Realms, ragazzi, ecco, è secondo me un bel classico. Proprio secondo me, grazie a questa campagna, che poi forse avrà anche un ulteriore sviluppo. Non credo, perché arrivi praticamente alla fine della skill tree. Secondo me si stanno buttando a fare altri prodotti, perché gli ultimi che hanno fatto sono molto diversi. Però, visto il prezzo, visto la possibilità di trovare spessissimo i deck scontati, eccetera, secondo me vale la pena di esplorare questa esperienza, perché, ripeto, poi ve la portate dove volete, potete giocare anche in solo, potete giocare in 2, 3, 4 e onestamente l'ho trovata piena di chicche, secondo me, geniali. Per cui, ragazzi, vi parlo, entro un po' nel dettaglio, vi dico, come ho detto prima, le cose che mi sono piaciute di più e quelle di meno, e poi ci ritroviamo qui assieme alla gang per i saluti finali. Vai! E veniamo un po' a Hero Realms e le sue due campagne, La rovina di Tandar e Il villaggio scomparso. E innanzitutto, come avrete potuto notare, la mia voce è un po' più bassa perché siamo in regime di bimba già a letto, quindi devo essere un po' più tranquillo, non posso, come dire, urlare tutto il mio entusiasmo come vorrei. Però detto questo, andiamo avanti e torniamo a noi. Il cuore di Hero Realms è la scatola base, costa abbastanza poco, circa 20 euro, contiene tutto quello che potete tutto quello di cui avete bisogno per fare delle partite di deck building, in cui sostanzialmente, proprio come in Star Realms, voi costruite le abilità del vostro personaggio, cercate di portare a zero la vita dell'avversario o degli avversari. Ci sono varie modalità di gioco, competitiva, squadre, però sostanzialmente il gioco base è molto liscio, molto carino, soprattutto per chi magari non ha mai approfondito più di tanto questo meccanismo, molto interessante. Per cui, come sapete, voi ogni turno pescate 5 carte, le dovete giocare tutte. Esistono due valute nel gioco, una è in realtà tre, una è sostanzialmente l'oro per comprare altre carte, altre abilità che verranno aggiunte al vostro mazzo e arriveranno con le mescolate successive in mano, la seconda è il potere di attacco, con cui appunto cercate di portare a zero l'avversario o gli avversari, e poi vabbè c'è una terza valuta che invece è il recupero di vita, le pozze, le cosiddette pozze di vita che vi danno, fanno guadagnare punti vita, vi guariscono sostanzialmente. Tutto questo impianto ben noto alla gran parte dei giocatori, e se non è ben noto secondo me vale la pena approfondirlo, è, come detto, assolutamente identico a quanto visto in Star Realms. Hero Realms lo porta tutto in un ambito fantasy. E il primo modulo da acquisire se si vuole affrontare la campagna è quello dei personaggi. Nella versione italiana viene venduto in un pack con 5 personaggi: abbiamo il mago, il guerriero, il chierico, il ranger e il ladro.
e grazie a questi personaggi riuscite a ulteriormente modificare il vostro gameplay. Ovviamente, come avrete già capito, ogni pack personaggio ha delle abilità particolari che modificano leggermente il modo base di giocare. Potreste giocare anche solamente ad esempio con, non so, chierico contro ladro, mago contro guerriero, e sfidarvi in partite che hanno, diciamo, un po' più di carattere rispetto al gioco base, che veramente è semplice e non presenta asimmetricità tra gli avversari e voi. Per cui già questo è il primo step. Il secondo step è comprare la rovina di Tandar. La rovina di Tandar è la prima parte della campagna di cui parliamo oggi, ed è ambientata in questa città, ovviamente fantasy di Tandar. Tutto prende le mosse dal vostro gruppo, che è, diciamo, in una locanda a, come dire, tra un'avventura e l'altra, a riposarsi e a contare un po' quanto siete riusciti a raccogliere nelle precedenti avventure, e iniziano a succedere delle cose strane. Scatta una rissa violentissima, ci sono dei personaggi che si comportano in modo strano, e da lì in poi entrate appunto nella Tana del Bianconiglio e iniziate appunto questa avventura, che sarà composta sostanzialmente da tre scenari. Una volta terminato la rovina di Tandar, in cui sostanzialmente dovrete salvare la città, e inizia il villaggio scomparso. Il villaggio scomparso è un box che è uscito l'anno scorso, sempre per Devir Italia, tutto in italiano, e che vi porta invece in trasferta. Lasciate Tandar per andare a scoprire che cosa è successo in un villaggio, in un certo villaggio che a quanto pare è stato, come dire, abbandonato da tutti i suoi abitanti da un giorno all'altro, e dovete indagare su questo mistero. Altri tre scenari. E all'inizio voi potreste pensare: beh, ma tre scenari non è che siano tantissimi per un box set che costa praticamente quanto il gioco base, e in generale avreste anche ragione. E il discorso è che, vabbè, chiaramente, ovviamente, ragazzi, in questa campagna stiamo parlando di un gioco totalmente cooperativo, in cui, non so, il chierico, il ladro e il mago cercano di risolvere questi problemi, cercano di vincere ogni singolo scenario per proseguire nella storia. E come detto, la storia si articola attraverso sei capitoli, ma i capitoli, primo twist, non sono sempre gli stessi. La storia si può dividere con scelte tipo libro game, oppure con altri tipi di avvenimenti che possono succedere durante i vostri encounter con i vari boss. Sì, perché sostanzialmente in ogni episodio di questa saga vi trovate a dover affrontare un boss che dovete sostanzialmente portare a zero punti vita. Questo boss ha diverse abilità, ogni volta cambia a seconda del punto in cui vi trovate nella storia, e soprattutto c'è la possibilità di affrontare diversi boss a seconda della strada che deciderete di seguire. Per cui abbiamo rigiocabilità, abbiamo il fatto che è anche bello ritornare all'inizio o della rovina di Tandar o del villaggio scomparso, per poter vedere che cosa succede se facciamo un altro tipo di scelta. Ci sono tutti gli elementi di cui abbiamo parlato nel cappello iniziale con gli altri, quindi abbiamo la crescita del personaggio, due skill tree diciamo che vi aiutano a personalizzare il vostro mago, il vostro chierico, il vostro ladro, eccetera, e che vi danno proprio la sensazione di crescere e di scegliere esattamente come giocare, anche in relazione al ruolo dei vostri compagni di avventura. Anche questo è molto interessante, perché certe abilità si combinano meglio con determinati compagni. Io ho fatto il mago e avevo un ranger con me, quindi il ranger aveva tutta una serie di abilità, e io plasmavo la crescita del mio mago assecondando quelle che erano poi anche le abilità del mio compagno di squadra, sostanzialmente compagno di avventura con cui abbiamo terminato la campagna. Devo dire che tutta la storia è fatta in maniera
devo dire più che solida, non è un capolavoro di narrativa. I capitoli, i due libri di avventura, La rovina di Tandar e Il villaggio scomparso, sono libri che vi accompagnano narrativamente in quello che sta succedendo, poi avete dei momenti in cui fermate tutto, setappate il gioco e affrontate il boss di turno, e poi a seconda di come è andata leggete un capitolo invece che un altro. Per cui i libretti di avventura sono fatti veramente bene, hanno questo bel bilanciamento fra appunto la profondità narrativa, che non deve essere comunque troppa, e la meccanica di scelta attraverso i vari capitoli, che sono appunto la componente fondamentale di questi libretti. Ci sono alcune piccole regole piuttosto facili da digerire in più rispetto al gioco base, però sostanzialmente per un esperto di Hero Realms o di Star Realms iniziare a giocare subito in maniera anche proficua le avventure della campagna non rappresenta assolutamente un problema. Se invece non avete proprio confidenza con il meccanismo, io consiglio di partire con un po' di partite con scatola base più personaggi, perché comunque il personaggio non rende troppo ostico il gioco, anche se non avete mai giocato, e lo rende decisamente migliore. Per cui scatola base più pack dei personaggi, secondo me, è una scelta sostanzialmente obbligata. E, bene, dato un po' questi punti di riferimento, andiamo a vedere un po' le cose migliori e le cose peggiori di questa esperienza, perché non si tratta nemmeno di giudicare il gioco, qui si tratta di giudicare com'è stata l'esperienza della campagna. Ovviamente, ragazzi, il mio compagno di podcast è Banda, per cui io di giochi di deck builder ne ho fatti veramente un macello, e siamo partiti anche il mio compagno Bernie, avevamo una certa esperienza. Tra l'altro il mitico Bernie si era già praticamente consumato l'app su mobile di Star Realms, e quindi ovviamente è partito già addirittura forse con un vantaggio rispetto a me, che invece avevo solo qualche dozzina di partite a Star Realms e addirittura mi pare forse 2-3 partite precedenti solo a Hero Realms liscio, perché anche Mac ne aveva una copia almeno della scatola base, per cui l'avevo già provato con Mac, però volevo appunto approfondire il discorso della campagna, volevo provarla tutta e poi fare un bel intervento alla fine, come sto facendo per voi amici e amiche all'ascolto. Allora, andiamo con le cose che secondo me sono state e ovviamente parlando di questi aspetti approfondiremo anche alcuni elementi di gameplay tra i più importanti. Allora, partiamo dalle cose che secondo me funzionano bene, perché sono più importanti e chiave rispetto alle cose che non funzionano bene. Infatti il gioco comunque è qui in trasmissione perché supera una certa soglia secondo me di interesse per il pubblico, e quindi sono stato, come dire, convinto nel portarla qui in trasmissione. Al terzo posto, secondo me, la difficoltà scalabile e il fatto che comunque il gioco sia molto malleabile, per cui c'è la possibilità di scegliere il livello di difficoltà, c'è la possibilità di aumentarlo e diminuirlo senza problemi all'interno della stessa campagna. Potete fare, non so, tutto Tandar a livello normal e poi scalare la difficoltà a livello una volta che arrivate al villaggio scomparso, cosa che assolutamente consiglio. E per cui alla domanda il gioco è facile o difficile, la risposta è: il gioco è come lo volete affrontare voi. Potete fare una run facile per partire e poi alzare il livello di difficoltà e cercare di chiudere l'avventura a livelli più hard, non c'è nessun problema. Il gameplay non simmetrico è sicuramente al numero 2. Abbiamo uno stile di gioco che si confà al tipo di personaggio che avete. Le cose che cambiano non sono tantissime, per cui non aspettatevi cose matte, poteri rotti di una classe rispetto ad un'altra. Però la varietà e l'interplay di queste skill sono una parte fondante del gameplay, è una cosa che vi terrà, secondo me, uno degli elementi più interessanti che vi terrà al tavolo.
a giocare questa campagna, oltre al fatto che la campagna, non essendo la campagna, dico ovviamente entrambe, ok, Tandar e Villaggio Scomparso, non essendo lunghissime, vi permettono anche di poter, come dire, ricominciare, cambiare personaggi e esplorare nuove meccaniche, quindi anche qui rigiocabilità. La cosa più bella del gioco, però, secondo me, è proprio la struttura delle campagne. Allora, detta così, vuol dire abbastanza poco, ma cerco di spiegarmi. La campagna e i tre scenari per box sono fatti davvero molto bene. Molte delle meccaniche hanno un riscontro tematico, quindi vi sentite proprio all'interno di quel tipo di scontro. Se il mostro è un toro, avrà degli attacchi e un comportamento da toro impazzito. Se il mostro è uno spirito malvagio, avrà degli altri tipi di meccanica e degli altri tipi di attacco e di caratteristiche che dovrete affrontare. Il libretto, come detto prima, è fatto benissimo, vi guida attraverso l'avventura con piccoli capitoli tematici non troppo invasivi. Non dovete leggere mezz'ora prima di iniziare, non è Oathsworn, ok? E tutti i bivi sono costruiti in maniera molto molto semplice ma efficace, e vi fanno vivere un percorso ogni volta diverso. Quante run potete fare prima di aver visto tutto? Secondo me, dopo 4-5 run a scatola avete praticamente esplorato tutte le possibilità. Però apprezzo il fatto che ci siano diversi tipi di soluzioni all'interno della campagna. Il boss finale del Villaggio Scomparso è in assoluto, secondo me, l'encounter più bello di tutti, e questo è un tocco di classe, nel senso che mi aspetto che il boss finale sia l'incontro più bello, più interessante, anche se devo dirvi, secondo me, non necessariamente il più difficile. Il vostro personaggio è veramente forte, alla fine avete una serie di dotazioni, avete trovato dei tesori, avete sviluppato le vostre skill tree, siete, diciamo, all'apice della vostra potenza, per cui quando arrivate in fondo siete abbastanza preparati. Io consiglio di scegliere un livello di difficoltà piuttosto elevato quando arrivate allo scontro finale, per avere anche un po' più di pathos. Detto questo, tutto quello che trovate nei libretti esalta il gameplay, quasi tutto, perché dopo ci arriviamo, esalta il gameplay e vi dà grande soddisfazione proprio pratica nel giocare. Però, ci sono dei però. Abbiamo notato alcune piccole cose che secondo me non è che non torno, ma non rendono questo prodotto perfetto. Non esiste la perfezione, però secondo me ci sono delle cose da far notare prima di valutare un eventuale acquisto. Prima cosa, non è facilissimo classificare le carte, cioè dovete, siccome non esiste un container unico, ma esiste il box base, il box di Tandar, il box del villaggio, il box dei personaggi, e queste carte andranno mescolate tra loro. Abbiamo trovato che è un po' poco pratico sistemare tutto per avere sempre pronti i mazzetti giusti al momento giusto. Non entro nel dettaglio perché non serve, però sappiate che non è tutto così semplice, bisogna avere un certo ordine, essere molto, molto precisi. Abbiamo avuto poi un certo stacco tra la prima e la seconda campagna, per cui abbiamo dovuto spendere un po' di tempo nel riorganizzare tutte le carte, ricordarci che carte avevamo utilizzato, che carte erano nostre, che carte invece andavano messe nella scatola. Non semplicissimo, avrebbe fatto comodo qualcosa per organizzare meglio le carte, anche dei semplici divider per capire meglio i mazzetti appena aperte le scatoline. Altra cosa, ma questo è un difetto, diciamo più che difetto, caratteristica non proprio riuscita sia di Hero Realms sia di sia di Star Realms, ma soprattutto in Hero Realms, è la scarsa tematicità. Quando voi
acquisite dal mercatino delle carte le vostre nuove abilità o i vostri nuovi campioni, alleati che si uniscono a voi nella battaglia, sì, non è proprio, come dire, tematico, non è che vi sentite parte di quello che sta succedendo, voi acquisite queste abilità, le giocate, ma poi alla fine guardate solo più o meno i numeri e le caratteristiche sulla carta, non riuscite a creare una vera e propria connessione con quello che state facendo. Sì, questo in parte, però ecco, considerando quanto tematico e quanto è ben rappresentato il meccanismo del boss ogni volta, il vostro personaggio sembra fare un po' cose a caso ogni volta. E è un discorso un po' difficile da spiegare a chi non ha mai giocato né a Star Realms né a Hero Realms, però di fatto quando acquisite le nuove abilità, queste non sembrano seguire una vera e propria meccanica o non sembrano accompagnarsi particolarmente bene al vostro personaggio, sono semplicemente cose che voi riuscite a prendere in quel momento e che sperate vi possano tornare utili quanto prima. E qui veniamo, secondo me, al punto fondamentale invece di quello che forse l'aspetto un po' meno convincente, ecco, di questi box, di questa avventura, è il fatto che i boss, anche a livello normal, con cui abbiamo affrontato la campagna in quasi la sua interezza, non danno il tempo veramente di sviluppare un vero deck building fatto e finito. Molte volte vi troverete nella necessità di acquisire carte quanto prima, senza badare nemmeno tanto alle vostre caratteristiche del mago o del barbaro o del ladro o del chierico, perché avete super fretta di fare delle cose, guarirvi, fare danno, perché se non fate danno in fretta il boss diventa sempre più forte, scala. Ecco, altra cosa che non ho detto prima, i boss hanno anche un momento in cui vanno, scalano di livello e diventano ancora più forti, per cui capite bene che soprattutto certi fight sono proprio una corsa al DPS, cioè bisogna far giù il boss quanto prima, no matter what, prendo carte che mi fanno fare danno, cerco di scalare danno più velocemente possibile e non ho il tempo di costruirmi un motore economico che poi mi permette di sfruttare le abilità neanche più forti che vengono fuori nel mercatino. Per esempio, per chi ha giocato Dominion, questa è una cosa molto che potrebbe essere un po', come dire, potrebbe un po' scoraggiare, perché in Dominion tu riesci a costruire una tua strategia attraverso l'acquisizione scientifica di alcune carte, di alcune combo, alcune carte anche molto forti, e a realizzare poi un endgame veramente completo e forte con turni mega soddisfacenti perché entrano tutte le carte in sinergia tra loro, eccetera. Tra l'altro, come sapete, come forse non sapete, ma comunque ve lo dico, Hero Realms e Star Realms hanno un modo per far combinare le carte tra loro e renderle ancora più forti, comprando carte della stessa categoria e avendo la fortuna di pescarle e giocarle insieme, queste realizzano del combo veramente soddisfacenti. Non avete fisicamente quasi mai il tempo di costruire queste combo all'interno di Star Realms, perché di Hero Realms nella campagna, semplicemente perché alcuni boss hanno delle abilità talmente forti che dovete fare di necessità virtù e prendere quello che vi arriva senza riuscire a sviluppare veramente alla grandissima il vostro gameplay di deck building. Essendo questo un deck building, sia io sia Bernie siamo stati abbastanza d'accordo nel ritenere che spesse volte che questo è sostanzialmente un difetto. Non è un difetto che compromette l'esperienza, ma è un difetto che si fa notare. Bussa alla vostra porticina ogni volta che riguardate un fight, vinto o perso, non importa, avrete sempre, quasi sempre, la sensazione di aver fatto poco rispetto a quello che potevate realmente fare, ma semplicemente perché gli avversari vi mettono all'angolo, alcuni hanno delle abilità veramente impegnative da affrontare e dovete reinventarvi. Questo è bello perché vi
permette di comunque fare strategie sempre diverse a seconda del boss che affrontate, però allo stesso tempo in un deck builder, ripeto, vorrei anche realizzare quella che è la meccanica del gioco nella sua interezza, ma questo non è praticamente stato quasi mai possibile, tranne pochi turni gloriosi in endgame, in un paio di occasioni dove veramente abbiamo sia un paio di volte bene, siamo riusciti veramente a fare dei numeri pazzeschi, però ripeto, è l'eccezione, non è la regola, per cui se cercate un gioco, un deck builder profondo e strutturato con cui veramente fare strategia, andate su Ion's End o, come vi abbiamo detto più volte, un leader di mercato assoluto. E se cercate un gioco più board game, sicuramente c'è Clank e tutta la famiglia di prodotti a marchio Clank. Però detto questo, nonostante i piccoli difetti, secondo me Hero Realms e tutta l'avventura Tandar e Villaggio Scomparso sono comunque un prodotto abbastanza irrinunciabile se un minimo vi piace comunque questo tipo di esperienza al tavolo. Il gioco tiene tranquillamente 1, 2, 3 o 4 giocatori, 4 giocatori veramente borderline, ecco, detto, tiene bene, meccanicamente no problem. In 4 il downtime potrebbe essere un grosso problema, a meno che non siate tutti e 4 dei levrieri da corsa del deck builder, perché si rischia di incartarsi e avere degli off, dei tempi morti abbastanza importanti in cui il boss fa cose, voi guardate quello che succede, il boss generalmente agisce contro il giocatore di turno e quindi anche lì fate fatica a rimanere veramente coinvolti. Secondo me in 2 è favoloso, ma questo tra l'altro, ragazzi, è un problema anche di Marvel Champions, cioè di giochi anche molto, lo stesso secondo me Arkham Horror LCG, cioè è una cosa, il Signore degli Anelli LCG, sono tutti aspetti che ritroviamo nel card game moderno di avventura in maniera abbastanza diffusa, non è che questa sia la pecora nera del gregge. L'unica vera grande eccezione secondo me è stato Ion's End Legacy, dove però era un gioco diverso, non si mescolano le carte, ogni personaggio aveva un gameplay veramente diverso dagli altri, con il tuo gameplay influiva su quello altrui. Beh, insomma, una perla, c'è un Ion's End Legacy o un Ion's End. Questo è un gioco che tra l'altro ha 6 anni nella sua scatola base, per cui ovviamente non è che si pretendesse un gioco d'avanguardia, però secondo me quello che doveva fare lo fa. Le campagne sono strutturate in modo eccellente, ripeto, e quindi vi danno la possibilità di veramente fare un'esperienza collaborativa di gruppo veramente interessante, e poi comunque vi rimane la possibilità, con quello che avete comprato, di farvi le vostre partite in competitivo, a squadre, con tutte le varie varianti di gioco sono spiegate nel manualetto base, per cui avete, ripeto, diversi modi proprio di giocare Hero Realms, anche nella sua versione cosiddetta vanilla, senza le espansioni. Io comunque consiglio di prendere il pack dei personaggi sempre e comunque, però ecco, provate almeno le rovine di Tandar. Quale sia il migliore dei due ve lo dico subito: secondo me il Villaggio Scomparso fa un ulteriore step di qualità e di varietà, e il gioco è molto interessante, l'avventura in sé è narrativamente abbastanza semplice ma con alcuni twist davvero carini e molto molto tematici. Ce n'è uno in particolare che purtroppo ci ho pensato, ma non posso davvero spoilerare perché sarebbe un peccato, e che ho trovato davvero davvero riuscito, una specie di cosa che non proprio positiva, però neanche così negativa, che potrebbe essere presa da uno o più dei personaggi di voi giocatori, e che vi porterete fino alla fine. Molto interessante e secondo me gestita in maniera anche meccanicamente piuttosto brillante. Per cui, ragazzi,
un gioco, un piccolo classico che avrete sicuramente visto in mille mercatini, alle fiere, magari alle convention o nei negozi online, e avete sempre detto: ma da dove parto? Queste scatolette mi sembrano tutte uguali. Spero di esservi stato utile e di aver dato un po' di come dire, di aver orientato un po' la vostra bussola e di avervi fatto capire di cosa state parlando, di cosa vi aspetterebbe se decideste di comprare questi box a marchio Hero Realms. Ripeto, Devir Italia, prezzi secondo me onestissimi, un gioco che non ha praticamente barriere all'ingresso. Fatevi qualche partita nella versione base e poi siete pronti all'avventura. E rieccoci di nuovo, mi posso ringraziare, Ale? Come preferisci. Grazie mille. L'importante è che non saluti alla fine dell'intervento. No, ma sai che mi scappa sempre un bel grazie. Io lo cancello ogni volta. Ma posso fare un ci vediamo dall'altra parte? No, no. Neanche quello. No, perché ragazzi, ma privo di pathos. Ti spiego. È perché se no salutiamo 10 volte in un chiaro episodio. È per sì quello che vi dico di non salutare alla fine dell'intervento. Non saluterò comunque nessuno. Comunque già che l'hai chiamata e devo darti notizia che l'anno prossimo sembra che voglia uscire Viva il DBC. No, ma che viva il DBC. Hero Realms Dungeons. Ecco, la terza campagna. Tra l'altro non parlo di Journeys, che sono delle carte del micro quest, sì, praticamente sì, inserite all'interno del gameplay, perché non le ho provate, ma esulano dal meccanismo della campagna. Sarà il co-op. Non ho, scusate, parlo al passato. Non ho parlato di Journeys per questo motivo qua. È pieno di gente pazza comunque in questo momento. Ma che, quando esce, scusa? 2024 c'è scritto. Vabbè, aspettiamo. Comunque esatto, ragazzi, io sono sul pezzo. Hero Realms secondo me è uno... Beh, personalmente mi ha veramente coinvolto e me lo tengo in collezione per alla bisogna eventualmente riprovare la campagna con altri personaggi, eccetera. Sì. Bene ragazzi, detto questo, io che dire, possiamo fare un saluto? Un saluto sì, da Jack? Adesso sì, grazie, adesso si può. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. E uno da... Grazie a tutti amici e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Dai che la prossima ciao settimana sgozzi pazzi con Modena Play. Ciao.